Thank <music> you. Thank yeah. you. e ci siamo Prima cosa dobbiamo fare la prova della ma La prova dell'audio. La prova dell'audio. Quindi di qualcosa di... Ciao. 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 Prato ti sfido ad andare a mangiare al ristorante di Giorgione a Montefalco. Ci devi andare. Sai che qualcosa, ho fatto il cameriere per Ci devi andare. Ti sente il volume? Ciao. Aspetti che ci sta... Widely, il, il nostro moderatore. Chi è? Ma mica riesco. Gabbo, scusa un attimo, arrivo, eh. Nico, intanto ti presenta. Perché l'avete La... visto da qualche parte, ma... Riesco Un po' bassino il volume, dicono. Basso, ci, ci sentiamo? Ce ma te sei dell'Inter? no, perché? ah, così so no, no. non è basso, rimbomba un po' un po' vattato è eh, tre settimane che... aspetta, 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 aspetta magari c'è qualcosa qui lo so mio. benissimo, lo sai ma calcola. guarda, te lo metto ancora più verso l'alto ma in realtà l'hai messo bene un po' avattato dicono. Io, raga, purtroppo non so che significa Non come parola italiana, ma che come fare per risolverlo, capito? Ratchi che tocchi intanto esagero. Gabbo, sei moderatore? Oh, è un mese che non facciamo live. Vacanze Natale, influenza, influenza, viaggio, influenza. Mi influenza. Mi Siamo influenzati. l'influenza. Non l'ho presa l'influenza. Grazie Lucca Ovattito, io che l'ho fatto così. Ah, sì? Ovatta! No, Ova. Dai capo, grazie! Io devo smettere di guardare lì, se non guardo tutti i commenti. Quindi si inizia? O... No, l'ho presa da là. Davvero? Sì. Siamo degli specchi, eh? veramente ci abbiamo salvi, hai il tutto. tutto manca. Ma, tutto marino, tutto. Cose. ma poi non si prende cose, come va va, cioè tanto... Non è quello il problema. Ova. Allora. Ovatta! Ovatta ancora? Allora, a te non ti si sente bene? Perché, regà, perché avevo... Perché non avevo il microfono. Cioè, avevo il microfono in tasca. Avevo il microfono in tasca. Io cioè, credo che non... Io non dico niente. Eh, siamo in quel periodo lì. Raga. scusate, sono proprio stanco. È, è, un, attimo, <ride> è un attimo così. È influenzato. Eh? C'è cioè, credo che ho Stava nelle mutande. Allora, aspetta, eh. Un momento... <ride> Fatto, meglio, oh, ci siamo? Fino oh. adesso ne sei sentito il rumore delle mie chiavi in tasca. Mi dispiace però, Ni, stiamo a dire: l'hai già visto? Sì, l'hai visto al Masterchef. Ma da lì mi ha cominciato a fare un viaggio nella cucina e ne, soprattutto nell'innovazione perché è uno a cui piace sperimentare. E oggi porta quella sperimentazione qua. La portiamo Quindi. qua, è una cosa diciamo non troppo sperimentale, una cosa no, attenzione, una ricetta... oggi non è sperimentale, ma c'ha un senso. C'ha un senso. Ha un senso e nasce diciamo è il fillet alla Wellington, se lo conoscete. Comunque vada, ha un senso perché appunto mi rispecchia, cioè nel senso io ho iniziato a cucinare vedevo, vedevo visto tutti questi idoli, cioè ognuno che ha una passione è un idolo, no? E l'idolo mio era Gordon Ramsay, okay? Che l'ha reso grande il fillet alla Wellington. Appunto, no, è il suo credo l'abbia inventato proprio lui. Il fetta da Wellington. Cioè. La sua versione Rizio. La sua versione, Perché comunque. C'è lui lui una storia è stupida. C'è una storia, però è lui che l'ha portata proprio a farlo. Ma la vuoi sapere sì. la storia? Non fatto, io non la so la storia. Di Faita Perché Faita è veramente scemo. ha ha detto... De Ma non so, mi ricordo le date precise, Vai. mi ricordo i le cavolate Mo durante il video lo racconto però è veramente scema scema sì. scemo. Sì. Ma comunque lui po l'ha portata quelli... proprio la resa pubblica un po'... La resa pubblica, se la sanno? Vorrei sapere se è in vendita la maglietta di Nicolas. È in vendita. È in vendita. Vi piace? Allora, gli ingredienti. Iniziamo, questo è il bicchiere tuo. Ok. Lì c'è un'influenza intestinale, quindi non ti posso attaccare niente. Non nel caso, comunque... Devo Va sapere. bene, ma io non ho questi problemi. Non... Eh, però non ti voglio comunque fare qualsiasi danno. Oh! Sì, andiamo a spiegare... Questo allora, stava per essere arrestato. Sì, sì, diciamo che questo potrebbe sembrare tante cose. Guardatelo, potrebbe sembrare tante cose. Ora, chi indovina, chi indovina, cosa gli si fa? Ragazzi, chi indovina, gli facciamo un scriviamo su Instagram, ti facciamo un saluto per un parente a cui fa una sorpresa a cavolo a buffo. Assolutamente, in cui gli chiediamo dei soldi. A assolutamente, assolutamente. La lasciamo qui per dopo. Per allora, iniziamo. Come la metto l'acqua? Sì. Vai e iniziamo, mi... non col piatto. Iniziamo con cosa? Perché comunque mangiare non è solo mangiare, l'hai visto? L'hai su, su Disney Plus, no? Ma sì, con gli ingredienti. Ma mentre sai sì, che sì. gli ingredienti ci racconti perché hai scelto proprio il filetto, ok? Perché ho scelto il filetto alla Wellington, sì, allora quindi a parte che qui abbiamo tutti gli ingredienti. Il filetto alla Wellington l'ho scelto appunto perché mi rispecchia nel senso ognuno ha un piatto forte, ognuno ha un piatto che ama e diciamo è il piatto con cui io a MasterChef appunto mi sono. Non... Non l'ho mai fatta, Masterchef, ok, però eh, ho sempre detto voglio... Uh, cioè è una ricetta che mi piace, ok, che ho sempre fatto. E ho detto voglio trasmetterla a più persone. Ora appunto io faccio lo chef privato, dopo ti racconto, insomma, comunque vado in giro molto spesso. E diciamo che lo faccio il 90% delle volte, ma non perché sono monotono, perché voglio che tutti lo assaggino, magari in versioni un pochino più particolari. Ma comunque eh, il filetto... Eh, una volta filetto la Wellington di piccione? È eh, lo allora, romano, dove l'hai eh? fatto? No, l'ho fatto... Dio, devo ricordarmi lo dato. di è piccione, piccione. È un botto. Guarda che se facciamo la gara, perché noi la cultura del piccione è yeah, Roma Una volta... Lo faccio... pure voi, eh, però non mica fate, ce l'ho io, ce l'ho io. Esatto, esatto. No, io poi ho <ride> insomma, un campo con gli, gli animali e quindi piccione ci sta, quindi Dunque, è... Non io, il, di famiglia. Bello. Bello, bello Giorgione Orto e Cucina sono Giorgione in versione light mamma mia <ride> Giorgione Young Young Giorgione <ride> Young Giorgione allora andiamo regà con gli ingredienti ve li ho scritti pure su Instagram così se mai avete la lista però ve li avevo scritti ieri perché così nel caso ve li compravate, la facevate con noi però vabbè vai con gli ingredienti allora appunto io inizierei con questo no, il filetto alla Wellington si fa col filetto di manzo Gordon Ramsay insegna che si fa col filetto di manzo bene noi eh, aboliamo le regole giusto perché okay. ne siamo anticonformisti però me l'hai le... e... cioè, perché ti piace di più perché questo è maiale allora qual è il fatto del maiale questa cosa la ribadirò per sempre il maiale ha una cottura unica quando è cotto è cotto e è buono e acquisisce un sacco di sapori dopo vedrai che quando noi si andrà a nappare con il burro l'aglio e la salvia in questo caso comunque vada anche senza timo vedrai che acquisirà un sacco di sapore perché è una carne che acquisisce un sacco di sapore Differentemente dal manzo, che è una carne più pregiata, il manzo ha, ha varie tipologie di cottura. Cosa succede, però? Che il filetto e la Wellington è un filetto in crosta, quindi non ha una, una cottura, diciamo che puoi cambiare più di tanto. Cioè, c'è chi lo chiede medio un rare, che lo chiede, non so se sai. Ah, rare... Sono fanno del blu, figure. Devi esatto, devi fare come... blu appunto. Che ti dico: col manzo hai una cottura quasi sempre la solita, no? Perché te deve essere cotta la parte esterna, comunque vada, puoi tenerlo un po' di più, ma dopo hai. hai il problema è che la pasta sfoglia ti si può non bruciare non ti permette di gestirla non ti permette niente di gestirla quindi io quando vado a fare queste scene preferisco sempre il maiale appunto perché il maiale, la cottura è quella il sapore è buono, dopo lo sentirai e a parer mio ha anche più sapore perché la carne di manzo è una carne un pochino più uh, più qualitativa Benvenuta. è venuta l'acquolina mentre stava raccontando insomma, abbiamo capito Sta. E... Capisci? Questo è il discorso. Comunque alla, la possiamo fare col manzo, da provare in tutti e due i modi. Oggi la facciamo col maiale. Allora, questo è un frittone. voglia di quello al piccione. Comunque sì. Lo so. Quella al maiale, so. ok. Quello al maiale. Allora, noi abbiamo il macellaio che è stato bravo, ce l'ha pulito. Mauro, un saluto a Mauro. Mauro. Naturalmente, come si pulisce il fritto di maiale? Qui vanno tolte le parti bianche, però diciamo che questo è principalmente pulito. Non andiamo troppo a sfibrarlo, se no dopo si, si sfibra la carne, ok? Quindi diciamo che questo è. Poi se ci sono dei nervi, comunque vada la carne è buona anche perché è i nervi, giusto? Quindi non ci lamentiamo troppo quando sentiamo la carne un po' che tenace, fino a un certo punto. Ma ah, che bella terminologia tenace per descrivere e la nasce. carne. di maiale, che... esatto. Quindi noi andiamo tutti a levare questa parte bianca qua, il più che possiamo, ma diciamo che lui l'aveva già pulita abbastanza. Cosa facciamo noi? Andrebbe già bene così, però naturalmente il filetto alla Wellington deve avere dei contorni, dei bordi fissi che poi comunque Adon lo può andare a eliminare. Quindi noi togliamo queste parti e con questo noi che siamo anti-spreco ci facciamo un fondo, non un fondo bruno naturalmente, però facciamo un fondo live in 20 minuti. Ma che bello, come viene un fondo in 20 minuti? Ora vediamo, lo giudichiamo. Perché Viene bene, io lo faccio molto spesso. Usando il dice. maiale, però comunque verrà saporito pure se non ci stra le ore. Esatto, allora, naturalmente, più un fondo ha la caratteristica che più sta, meglio è. Non è vero, nel senso deve stare un, un tempo giusto, ossia, tipo un fondo bruno lo fai anche in 12-13 ore. Di più non ha senso, secondo me, sprechi solo gas o elettricità. E eh, sta meno, naturalmente, nel caso in cui fai il fondo bruno, che contiene ossa, le ossa rilasciano il collagene. Le, le lasciano tutto quello che hanno dentro, ok? E le ossa permettono proprio di infondere sapore fino a un certo punto. È come se tu immagini un grafico che ha un platone, la saturazione massima, esatto. La saturazione ce l'hai a 12-13 ore, poi stop. Secondo me, a parer mio, eh? Poi c'è chi, chi fa fondi da 24 ore. Secondo me è inutile, però vabbè. E, allora, quindi abbiamo questo, il fletto di maiale pronto, va bene, bella, Elena, in chat. Ragazzi, sono a tutti quanti, intanto, e eh, mamma mia, Niki, quanti, quanti anni c'hai? Io ho 23, e te quanti c'hai? 29. Uh. Poi vabbè, c'è la faccetta da pischiello, ma 29 anni, regà. 29! A 23 29. anni, Niki, senti la preparazione, l'attenzione per i dettagli, quanto ama gli mi alimenti dai. che c'è in mano. <ride> Nel frattempo che passano 12 ore mi mangio un menù intero. <ride> esatto. Però che bello quando <ride> mangi un piatto che è stato Ah, Ma sì, diciamo che lo popolare. senti, cioè di, le... La nonna, la nonna ci insegna che per fare le cose bisogna svegliarsi presto la mattina. Lei? No, la nonna. Lei, perché noi ci alziamo no. più tardi e mangiamo. Esatto. Noi siamo abituati in questo mondo, che io non posso dire parolacce, però siamo abituati a fare tutto di fretta, sempre tutto, tutto veloce. Anzi, la maggior parte di noi manco cucina più. Ok, perché siamo troppo abituati ad andare veloce. Dovremmo un attimo rilassarci e fare le cose per bene. Che ne pensi? Non hai ascoltato. Io sono fan sia del ma è caso, eh? io sono fan sia dell'attenzione dell mm. sia del il fast food brutarcia di notte, solo che. ma perché lo vedo quasi come una una città della società in cui viviamo. Che sì. è il nevrotica, che sta andando a puttana. E quindi non è che mi sentirei ipocrita a dire sì, mangio solo la nonna, perché poi non è vero, la prima cosa che fai quando c'è cioè poco tempo è. Però accettando il compromesso la, vorrei accettare al massimo delle potenzialità. E quindi dai magari per il fast food che fa le cose comunque con un amore e un'attenzione. Allora, Alla a base del fast food c'è qualcuno che ha creduto nel fast food. Ora, a parte i dipendenti. E che il sogno lavorano, imprenditoriale, per esempio. A parte il sogno imprenditoriale che c'è gente che vuole fare i soldi, ok? Qui ci siamo, Ah, ma io dico in positivo. Eh? In positivo, cioè, io... l'imprenditore che esatto. Però, l'imprenditore, appunto, l'imprenditore che nasce alla base di McDonald's, te l'hai mai visto il film di McDonald's? The Founder, The founder. però, quello è un cane maledetto. È un cane, lui. Lui, aspetta, però, visto che, insomma, il, cioè il, lo story di McDonald's è da due soci, nato sì. da due soci, quei due soci, quando vanno a raccontare il progetto, dal punto, dal punto di vista mio, ne parlano con amore. Ma ne parlano con amorali dal di cibo. È che a quel punto in quella maniera non sarebbe mai potuto diventare una mai. nazionale Mai. Quindi, il a fatto, ragazzi, è sempre a riuscito punto. a trovare la quadra il più possibile. Però c'è devi trovare la quadra. È una piena di sì. grigi. Esatto, un noi un iniziamo brutti. a cucinare, sennò che non si fa niente. Sì, scusate, stiamo a perdere tempo di sociologia. Mi piace <ride> a Ramsi tantissimo. Quindi, mentre intanto mi racconta: allora, io, io inizierei a cucinare intanto, oppure no? Tu, 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 io posso. Così fare Così vi facciamo la ricetta. Se esatto. dico le chicche sul filetto alla Wellington. Vai, facile. Intanto... Non mi ricordo Vai. le date precise, regà, mi ricordo solamente gli accenni. Vai. La sfoglia è già pronta, immagino. Assolutamente. Assolutamente così. sì. Ass Assolutamente. <ride> io prendo le sì. cipolle, posso? Tuo. Vai. Ultimo cassetto. Ultimo. No, la sera metti le ossa in forno e le molli lì tutta la notte. Marzia, fai fondi. Chi è che fai i fondi? Maria. Maria Luigia, andiamo a sapere chi è che fa i fondi. Che belli i fondi, raga. Sono troppo. Può... Io ti dico che non li faccio quasi mai. Quando lo faccio, capisco il perché veramente ci vuole così tanto tempo a farli. Grazie che tacchitti. In base a quello che ci abbiamo. Sì, assolutamente. Non no, ci abbiamo il timo davvero. Mi sa, regà. Nella ricetta in realtà, L... pure su c'era il timo. Io dove posso mettere la roba? Tipo una specie di. Oh, posso usare questo come una specie di cestino? va benissimo. Va benissimo. Hai appena sbortato una cosa qua dentro il mulino. <ride> allora, allora facciamo da, questo punto: i panini okay? di Ciccio Gamer, ma Ciccio Gamer ha fatto i panini. C'è un fast food. Perché sì, se... ma no, allora, ma che dici? Non c'è un Aspetta. No, no, no. Però fai panini. Non hai visto i panini di Ciccio Gamer. Ma quando fai i video, sì, ma ah, ma vi quelli vi. si può intieri. Pensavo avesse aperto un fast food. No, allora, però se apre il fast food qui va subito. subito È, è il primo provato. video. Sia come essere umano sia come youtuber perché il Astralia. video è la novità, lo devi fare per forza. Allora è finita la Wellington, c'è una storia troppo stupida perché Vai. nasce dal 2 di Wellington okay. che era famoso per due cose, sì. la prima perché all'inizio dell'ottocento verso il 1815 io non lo so, non mi ricordo, però quegli anni là, era famoso perché era un ottimo stratega agli livello okay. di battaglia, e tutto, però c'aveva sto difettuccio che era un rompicoglioni maledetto, e ogni volta che gli facevi le ricette, mm -hmm. la servitù gli faceva venire i capelli dritti in testa, perché diceva: Questo c'è troppo sale, qui c'è troppo Trove. bu, questo non mi piace, non sapete mangiare, ma smettetela finché venne una cuoca. Una cuoca mm. che durante il campo di battaglia, il manzo era la carne comunque dei ricchi quindi gli cucinò il manzo. E decise di unirli tutti quanti gli aspetti che durante queste battaglie, si, lui si portava dietro questa cuoca, durante queste battaglie lui ha raccontato che fossero buoni. Okay. Quindi, ah, que, che bella la crosta di questo pasticcio, ah, come bella la, la carne cucinata così, che bello questo ingrediente che è stato qua, quest'altro mm -hmm. qui. Il piatto che fece questa cuoca, cuoca al duca fu questo filetto col pane intorno. E visto che lui era il 2 di Wellington, e a lui questo piatto piacque tantissimo, Nacque il filetto alla Wellington. Wow. Però non sappiamo, non abbiamo prove storiche di sta cosa. Normale. Aspettiamo la fine dell'Ottocento. Eh? C'è la prima prova scritta del filetto alla Wellington. Non mi ricordo manco quale Lo sai dov'è? Eh. Oh, non la, sta cosa non la puoi indovinare. Non puoi indovinare dov'è la prima prova scritta perché non c'entra assolutamente niente. Ah, sì, infatti ho paura da saperlo. È la fine dell'Ottocento? Bella Tommy. È la fine dell'Ottocento? La prima testimonianza scritta del alla Wellington, guarda che bello, è un racconto di Paddington l'orso. Cioè, <ride> sì, sì, sì. Paddington l'orso è la prima testimonianza scritta del alla Wellington. Mamma mia. E quindi? Eh, non si sa in realtà esattamente chi l'abbia inventato, cioè chi si fa ritenere fa le, le origini in Europa e non in Inghilterra. Guarda che bello, mamma mia. Io sono alla fast e eh. poi dopo vi spiego tutto, eh. Io devo fare un video, è troppo bello, devo riprenderlo. dopo vi fai vedere il fondo come viene. Naturalmente, qui non avremo mai l'amido di mais, giusto? Cosa che mi sono scordato di dirti. È chiaro che non ce l'abbiamo, giusto? E cosa mi servirebbe? Tipo un qualcosa per tipo un mestolino. L'abbiamo un mestolino? Non ce l'abbiamo <ride> lo giro con le mani Però ti brucerai lo sai ecco lo sai la cosa che è bellissima. allora ora vi dico un altro segreto qui abbiamo fatto tostare le cipolle con il manzo il maiale scusate che succede noi siamo abituati a vedere il, il bruciato come qualcosa di sbagliato se parli con la minonna che ora, vabbè, insomma, se parli con la mia nonna, capisci che in realtà il tostato molto tostato è solo che un valore aggiunto. Tipo nel fondo, così in un, in un, in un brodo, ok, in un fondo del genere. Il tostato lo senti molto al palato. Quindi più fai tostare, ma questo si parla anche di. Ma tipo... che succede la farina? Brava. Allora, ora potresti no, mettere la. Ma Maria, Maria è cuore. Maria eh. ne sa, Maria ne sa, hai. Perfettamente ragione, va aggiunta ora la farina cibo. Devo vogliamo una la baggio. farina, ma stai scherzando? Sì, a posto. Allora, no, Maria, grazie no. che ci hai sgozzato. Maria, sa cose farina qua. Che farina vuoi? Ma la farina 00. Ci abbiamo, ma ci abbiamo poche farine. Ma mi sa che una è per la pizza, è yeah, 00, questa. Oh... <coughs> Perfetto. Poi già si sente il profumo di maiale e cipolla, già così potrebbe essere in piatto Anche secondo me. Anche secondo. Mamma me. Mamma mia che bello. Ora qui bisogna stare Maria attenti. Maria dice pure... Lo... Oh, Maria vieni tu a fare la live. Carino allora. È troppo brava, una noce di burro. Però lì... Eh ma alla fine, alla che... fine, alla fine, non ora. Ci sta un dettaglio da raccontare poi. Guarda che bella la farina. La farina aiuta. Anche qui ora bisogna stare attenti. Qual è la ricetta che te chiedono di più quando fai lo chef privato? Allora... Eh, Filetta la Wellington, sicuramente. Poi io che ho fatto. Ora non ne metto tanti In realtà. Eh. Ogni tot pubblico dei reel. Cioè, io non, non mi definisco. Cioè, non voglio fare assolutamente l'influencer, non voglio fare niente di show. Però, ogni volta che vado a fare. Cioè, insomma, fino a e un certo punto, mi sono quasi obbligati a eh. esatto. Però, fino a un certo punto. Comunque vada, appunto. Eh, ogni volta che faccio una ricetta, cerco di farla il più costruttiva. Più costruita possibile insomma una ricetta insomma che appunto cioè, voglio portare. Portare. cioè la voglio non, non, fa, non vado a fare che ne so magari una, una pasta al pomodoro per dirti o se la faccio la faccio lo so però se la faccio la faccio magari in maniera un pochino più particolare vedi così tostata così ora è il momento giusto di sfumare col Beh, vino facciamo vino. vedere mentre abbiamo il rosso ma telecamera qui tanto la lì. questa è la colorazione delle cipolle vedi come sono tostate qui la, e te la Io poi con il fornello induzione sono messo veramente male. Eh. La farina aiuta. Guarda, che oggi ci sono troppe frasi. Fraintendibili! <ride> la farina aiuta. <ride> allora ora mi serve. Sai cosa come lo facciamo noi particolare? Ci mettiamo la. Cioè, io ho visto che ce l'hai, la salsa di soia. Sì. Ci cioè, abbiamo pure quella forte. Comunque, raga, che bello tornare in chat con voi. Siete proprio oh, belle persone. Bella MJ, buona giornata. Dami un po' di salsa, di su e violetto da amado. Bella poltiglia. L'acqua ce l'abbiamo. Eh, sì, vabbè, chiaro che ce l'abbiamo. La Se non mettere. ce l'avessimo, ma che, esatto, che mulino c'era? Ce la puoi mettere lì. Per... Ma assolutamente, quante ne vuoi? Ah, guarda. Uh, un po' da coprire il maiale. Da coprire il maiale. Vai. Vai, vai. Basta, basta così, questo lo, lo facciamo andare. Quanto poi potremmo... dopo se non è un fondo come si descrive questo semifondo questo è, è un allora come potremmo scrivere? è un fondo cioè nel senso un è fondino. un fondino è un fondino è una salsa una... sì metti la salsa salsa di maiale come vuoi però saprei come cioè se io devo andare a fare un piatto fondo di maiale a casa tua esatto poi che a pre... ah mia appunto è venuto l'hanno fermato due volte in treno sì. per i documenti e l'hanno fermato mentre portava questa busta. Ma poi io voglio sapere se ho la faccia di uno che deve essere. Cioè, perché io devo essere fermato due volte dalla polizia il treno? Però forse è proprio perché magari vedo che sei una persona simpatica e dico, ecco, questo lo posso segnare come. Dici? Ne ho fatto uno e. Ah, Ma io non parlavo, dormivo. E ti sveglio apposta. <ride> Però Nia aveva questa busta, che è una busta di ingrediente. Quale ingrediente? Eh. Questi sono i funghi. E ciò avrebbe peggiorato. Esatto, le, cioè ciò le avrebbe le molto peggiorato. Molto Cosa peggiorato. sono i miei funghi? Eh, eh. Mi seguo in centrale. Guardi, torno da Amsterdam. Questi sono i miei funghi. Devo portarli a Roma. Quindi, abbiamo anche i funghi qui, intanto sta salando e pepando. Che bello che trovo tutto da solo. Che bello. Ti voglio chiedere. Allora, il mio lavoro, appunto è andare lì Anche qui. Questo deve essere in passaggio. Vedi come sta fumando? Questo deve essere il passaggio molto veloce. Cioè è molto veloce. No, io volevo anche andare a napparlo con l'aglio e il, la salvia. Ora vediamo un attimo. Perché se no prepariamo proprio un olio aromatizzato dopo. Eh? Ora qui scoppierà forse. Eh? Vuoi un coperchio? Non voglio. Ecco per male. Eh? Quindi sportiamo in giro, ragazzi. Portiamo, portiamo la cucina, è chiaro. Comunque ti dicevo, appunto che sono chef privato, ora come ora sto facendo questo anche questo, vado in giro per le case. È la cosa che mi scoccia di più. Non rubare perché mi scoccia. Anche privati. io no, prima faccio il servizio, <ride> poi <lo vorrei>. devo <ride> rubare. Prima il servizio. Chiaro. Eh, che succede? Eh, la maggior parte delle volte mi scoccia di dirgli dove è la roba. Quindi cerco io, arrivo lì, inizio a prendere un po' e poi cerco di ricordare meglio. Ma è giusto? No, però se insomma c'è la gente, non posso dirgli dov'è il sale, dov'è il pepe. Basta che non mi entri in camera a usare i calzini, ma c'è il fuoco, cioè ci avrei il diritto di usare No, ma è una cosa mia, insomma. Ma quando me ne rotto le scatole, c'è qualcuno che ti ha detto mamma, hai lasciato sporco. No. Mamma mia guarda la colorazione Vedi no. allora ora ti faccio vedere Così bello È così bello <ride> Ti faccio vedere la colorazione perfetta no, no no, devo riprendere Togli quelle mani Sempre il cuoco <ride> che cucina oh. Ho preso tutto con le mani Sono a 160 gradi Certo che la carne di maiale cioè, Riesce a avere dei colori mamma mia. Esatto vedi la, Questa è la famosa reazione di Maillard Astigato ragazzo ma ah, mi immagino che... Tu che percorso ci hai avuto con me? Allora, io eh, una volta che... Vuoi sapere tutto il mio percorso? Eh? Ma raccontiamolo, ragazzi. Abbiamo la fortuna di aver qua, possiamo... Allora, io in realtà, come tutte le passioni, io non so se Ciao, sei d'accordo con me, nascono da piccolo le passioni. Oppure no? Che ne pensi? Che spesso si può trovare la propria direzione in maniera del tutto inaspettata anche da adulto. Però... L'indirizzo verso una curiosità specifica, quella credo che la tua pulsione la puoi sentire. Per esempio, anche rende, secondo me, scopro che mi piacciono l'entomologia, mm. però la scoperta per qualcosa di magari eh, la natura, da un punto di vista creativo, curiosità, quella che la sviluppi già la senti come indole, e poi quindi ci può stare da piccolo. Qual è stato il tuo primo accenno? No, di, no allora naturalmente io tornavo da scuola, vedevo la mia nonna cucinare. Ok. Qual è stato il fatto? Avere la curiosità di provare a cucinare. Poi ti metti a cucinare, la tua mamma non vuole perché naturalmente il gas e tutte ste cose qui, un bambino da solo a casa, non vuole. Quindi, che gli dici? Cioè, ha ragione. E, e allora, che succede? Succede che, che ho provato a fare la crema pasticcera una volta. E hai ucciso tuo nonno? No, però è forse venuta cancerogena? Credo, nel senso, l'ha bruciata tutta. L'ho fatto in un padrino di quegli ente ma c'avevo avuto 9 anni ero orgoglioso cioè c'è cioè, un mio figlio che mi fa una crema pure se è nera è un pezzo di carbone è un, orgoglioso. È un pezzo di carbone era un pezzo di carbone però da lì sai com'è eh, non mi sono fermato ho iniziato a cucinare e c'è stato il periodo di 13-14 anni che poi visto com'è 13-14 anni hai tutte le passioni del mondo ma la cucina di solito non, non è tra queste no? e invece io cucinavo papuzza ma la conosci? chi è papuzza? Pap ah no grande nicolas di papuzza, non la conosco, eh, però insomma. Papuza, <ride> però <ride> grazie. <ride> e insomma, niente. Fatto sta che um, ho iniziato a cucinare il sacco e dopo ho smesso a 17-18 anni. Smesso completamente perché non so, magari pensavo altro, può darsi, comunque la scuola, eccetera, i funghi, i funghi. Pensavo forse, no, comunque ho smesso fino a quando. Dopo a me ha aiutato anche un sacco. Sinceramente, la, la zona rossa, la quarantena. Oh quante carriere che ha Quante carriere? La... Quante carri Ma lo sai perché? Perché uno di. allora prima si parlava dello stile di vita frenetico, ok? Appunto, avendo uno stile di vita frenetico, spesso non ti, non ti fermi un attimo, a pensare a quello che veramente ti piace fare. non è la frase fatta, è una frase che penso io, veramente. Ah, perché ti trovi a fare? Ti trovi a Bravo, ti svegli la mattina che io, per esempio, stavo ancora facendo l'università, ieri ho fatto un esame, ah, te avevo detto. Qual era l'esame che hai fatto? Beh, io sto facendo una facoltà totalmente differente, io faccio tecniche di radiologia io ho fatto radioterapia d'esame. Non c'è. Quale carriera scegliere? No, no, il... no, 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 sceglierò questa. Però quella è un qualcosa di mio che voglio prendere perché a parte mi piace, però non so mai in futuro che magari cambia idea e mi trovo. Insomma. Ti si a il piano paraculo, il piano esatto. peso. Ah, Esattamente, per sì. E quindi comunque Oda mi piace, voglio averla alla laurea in qualsiasi caso. Ormai sto facendo questo. Vuol dire e... che dopo prima o poi ne farei pure un'altra laurea magari in. Uh... No, non ho più intenzione. Ora ho intenzione di sviluppare molto questa cosa della cucina. Ah, e... Non vedi l'ora dei fini per. Sì, molto. Poi... <ride> Ma poi c'è cioè, nel senso, io sono, sono giorni che per esempio oggi in treno ho studiato l'università, ora sono qui. Poi dopo, vabbè, devo sviluppare anche il lavoro, comunque vado, devo fare anche, non so, c'è sempre da lavorare. Invece Papuzza le conosce. Chi è Papuzza? Ci conosciamo, ma ho un nickname strano. Sono amico di Elia di Montagnano. Certo, eh, certo, certo. Bella Papuza. Falchetto. Chi yeah. è? Allora, comunque, iniziamo a fare questa cosa qua ora. Così dopo ci dedichiamo alle patate. Allora, il filetto è pronto. È piastrato. Non abbiamo spiegato niente nella ricetta, è un classico. Quindi andiamo adesso a mettere la carne al forno. Quindi non deve essere cotta. No, deve essere solo... Eh, Sigillati i lati in, in modo che dopo dentro non rilasci tutti i succhi, cioè, se noi non sigilliamo la carne, ci ritroviamo alla fine con una carne dura a meno che non abbiamo preso proprio il, il top di gamma della carne. Ma il eh, 90% non carne. è questo il caso. Esatto. Per tanto Mauro se fosse anche se mi un sembra una gran carne. Mi sembra una gran carne cioè, Mauro, il suo 6,5 se lo porta a casa, anche, ma anche 7 e per 10, la simpatia pure 8 e 9. Ah, esatto, te lo dico io esattamente. Quindi io direi di ringraziare Mauro. Un saluto che è di Venezia e si trova a Roma per lavoro. Esatto. Da ah, anni, chiuso qua. Lui vorrebbe solamente tornare. Non... Lui non vuole tornare a Venezia perché la odia. Ah, Lui vuole tornare a Mestre a vivere. Mestre, bella, non ci sei mai stato? No? Io non sono mai stato a Mestre in vita mia e ci ho mia nonna Porto a Portogruaro e sto almeno una volta all'anno a Venezia. Però mai stato a Mestre. Mestre è tanta roba. Prosutto. Prosciutto. Prosciutto. Ah, Ma qui c'è un'altra storia interessantissima. Vai. Facciamolo vedere questo prosciutto, questo prosciutto l'ha scelto Mauro e si è scelto un prosciutto amatriciano che secondo lui, ora non so fare il veneziano, penso questo è più buono del San Daniele. Quella! Così l'ha descritto Mauro, eh? quindi andiamo. Comunque prosciutto, appunto lo mettiamo qua, questa diciamo è la copertura, serve a dare anche una, un po' di spinta. Al, al tutto ecco anche qui io ti dico questa cosa qua molti chef anche soprattutto nelle cucine di più alto livello fanno una crepe io non so se hai mai visto come si fa un filetto da wellington però molti chef fanno la crepe questa crepe dicono che serve per anche questa ehm, togliere l'umidità cioè evitare al massimo l'umidità della carne che quindi tutta l'umidità della carne viene assorbita quasi fa come da spugna no? Però io ti dico, a me, sincero gusto personale, poi criticatemi quanto volete, però a me non, non piace a livello di sapore che io mentre vado a mangiare, capisci? Sento così, cioè comunque la trovi troppo funzionale rispetto alla sapor sì, al sapore. Sì, in, in questo caso abbiamo un piatto che è molto spinto di sapori, però tutti i sapori, si... cioè appunto per questo io lo mangio perché voglio sentire un sapore spinto. Se sento l'uovo della crepe... A me a livello di palato mi dà fastidio. Ma quindi dà fastidio anche chi usa l'uovo nel, nella forma soda. Quelli esperimenti stranissimi in cui vai a scavare il manzo, c'è cioè infili dentro l'uovo e quando tagli è, lo trovi offensivo. Quello è, quello è un po' offensivo. Da greppo forse pure pure posso... Cioè, io, allora io ti dico, sono per... <ride> ma non è vero. Cioè in cucina ognuno fa quello ognuno che vuole. Ognuno quello fa quello che vuole. Però il, ti in... vai a scavare proprio il manzo. Allora io ti preparato. dico, appunto, ti dico, quando vai a fare una cosa... La cucina è innovazione quanto vuoi. Però il problema è che appunto. A Marticiano, a Marticiano, non ci stavo pensando. Comunque secondo me sì, l'uovo nella carne non, non ci sta mai. Non mi dire se ti piace o meno, perché se non ti piace poi Mauro <ride> entra dalla porta con un fucile, quindi. È una forchetta se no con le mani mi sembra. Ma stai scherzando? Qualcosa anche perché aspetta. Così. questa cosa veramente è, è inquietante vedi anche questi funghi la parte no dai 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 il fungo è una parte importantissima, per esempio. Perché il fungo deve rilasciare tutto il suo. tutto il liquido che ha. Quindi, vedi vedi come che pasta soda che ha? Se non la puoi assaggiare naturalmente. Yeah, io ho ancora. Sto mangiando riso da 5 giorni. Certo che vorrei assaggiare maledizione, ma se mangio qualcosa, assaggerò alla fine il filetto. Provaci. Ragazzi. No, aspetta, buon... però, un aspetta, aspetta, aspetta. Una... No, 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 dai, ma cosa assaggi così? Ma tu lo sai che ho vissuto in un bagno per gli ultimi tre giorni, ma stai scherzando? Perché non sai conquilino mio, perché altrimenti non mi avresti fatto assaggiare manco quello. Guarda io questo non posso. Può... Penssa comunque come. Senti o no? È pregno, è proprio pesante. Ma che funghi hai usato? Sono prataglioli Che buono! È buono o no? È molto questo? meglio, cioè il questo? discorso che stai eh, sì, dimmi, dimmi utilizzando te è un sapore del genere rispetto a una crepe. Capisci? Nel senso ma no? Allora mettono tutto questo con la crepe. Il Capisci problema è più in... la crema dei funghi. Tutto, tutto con la crepe. Io non ci metto la crepe, però la crepe ti va, secondo me la senti. Capisci? Nel caso in cui la senti, allora secondo me non ci sta. Se rimani neutra, se allora non la senti fino a un certo punto va bene, ci siamo, e... però te l'ho detto, mio gusto personale, io non la metto. Comunque, allora, questo andrebbe spennellato con la senape. Non abbiamo la senape. E la senape non ce l'hai mai. Non ci mettiamo nessun'altra cosa. Maledizione. Va bene, uguale. Ora facciamo come se andassimo a rollare il sushi. A rollare il sushi. Abbiamo sette tipi di brodo. No, è uguale, eh. dai. Abbiamo due tipi di formaggio e non ci abbiamo la senape. Niente senape. Sai cosa qui? Persone brutte. Mi dai un altro pezzo di prosciutto crudo, per favore? Assolutamente sì. E di qui deve essere completamente chiuso. Ora in questo caso non era. Quindi serve un altro pezzo. Ne serve di più. Oh, guarda, ci siamo. Ho vissuto in bagno, che brutta immagine Willy, questa è il cinema verità Brava Laura Brava a te, grazie Niente senape? No ragazzi, abbiamo messo addirittura la mostarda Non c'abbiamo la senape Ciao no, Monaco Come quando usi le uova in brick per cucinare Invece che le uova intere, non c'è paragone Vitello Che è buono il vitello La cucina non è un diktat La pasticceria è il diktat Verissimo, chi, chi lo dice? Chi lo dice? Canjay ragione. la cucina è più per gli architetti la pasticcina è per gli architetti esattamente le, i critici d'arte non si è un per caso per uh chi c'è ora scopriamo chi è venuto al mulino insomma qui si sta andando a rollare il maiale ah non è questo è in fondo a sinistra ma se figuri prego non eravamo noi ma, ma sei quello di youtube? ti è mai capitato? al mulino no? Eh, no non sono mai venuto a ma bussare chi? se, se vedete al mulino poi siamo obbligati a cucinarvi qualcosa esatto. e poi non lavoriamo più se pare, comunque vedi non ti faccio questo... roba guardate questo è un passaggio fondamentale furto in diretta furto <ride> in diretta questo è un passaggio fondamentale vedi quanto sono andato a stringere questo è il nostro roll iniziale. Vai, fallo vedere da vicino perché merita tuo. Questo è, per questo è un concentrato naturalmente di sapore, però è una bomba a mano. Ne è una bella, bella bomba a mano. Quello che andiamo a fare ora è farlo riposare sì. 10 minuti intanto che facciamo le patate, ok? Questo una volta che ha riposato è stato bello. Qui com'è? Eh sì. Ecco queste io alcune volte la chiamo, ora io non ho esagerato troppo con la salsa di soia, forse un po' dopo si fa sentire il sapore, alcune volte la chiamo appunto teriyaki di manzo. Teriyaki di perché manzo. Perché io se ci penso ho messo la soia, ok? Dopo io ci andavo a mettere, alcune volte ci metto del miele, dello zenzero. Mm. Quindi questa è un, appunto, poi mettendoci la, la soia che come sai benissimo è umami principalmente, ok? Era più il manzo e più il maiale. Ma maiale. Ma perché appunto non ho problema di... Sai quante persone non mangiano crudo? Chi è che non mangia crudo? Un sacco di Ma gente. Perché soprattutto la generazione nostra in generale con gli oliugheniti si è aperta un po' la cosa che detta. il sushi ormai... Allora, appunto, però c'è gente, soprattutto oh, insomma, oh, genere femminile che non, pre non predilige tanto il crudo, almeno a me mi è capitato così, e ogni volta che vado a fare una carne, appunto, vado a usare manzo, mi trovo sempre... Qualtà. Ogni volta c'è qualcuno che mi dice no, voglio più cotto e io lo mangerei per esempio come dici te mi eh, ammazza la carne, proprio che senti il dente Punto. che affonda e ti senti Appunto. un Questa lupo nella vada. foresta. e allora vai Se così. la mettiamo così non dovrebbe dare fastidio no. ah, le patate. Le patate dove le abbiamo messe qua. Mi Ora faccio. gli andiamo a tagliare le patate anni perché altrimenti bella Ellie. Che, che ricetta vuoi, Ellie? Noi facciamo le live su Twitch prima, ogni sera una ricetta allora, diversa. Mamma. Come la vuoi tagliare? No, io rischio le dita e te tagli Ah, ma ti non vuole pettone? Sì, tagli le eh, te, ah, falli No, ah, vai, Fai le, Tipo patate no, arrosto. Va. Come le volete? Sì, ma tagli con me, eh, col cavolo che mi dai una busta. <ride> io voglio andare a casa sotto le coperte e sto male. Sto male, sto qui. Solo ah, per ma io mi stai tagliando anche la buccia, però mi stai togliendo. Vuoi la buccia sulle patate? Che bella per persona che Eh? Poi ci sta qua vicino un maneggio. Eh. Eh, però allora qua, comunque un minimo di sì, sta La pulizia ci lavale lava le lava qua vicino che ti fa le patate in buccia di eh? pecorino ecco eh, la grossa re madonna che no io ti dico forse l'80% delle volte le mangio con la buccia eh? certo naturalmente vanno lavate e tutto beh, è un po così però la buccia gli conferisce lo sai poi quando le cuocio con la buccia Rimane tutta la polpa soda, e la cuoci in acqua senza buccia, capisci? Che non eh, va a perdere il sapore, anche assaggio così. Un localetto al mulino, regà, ma più che altro non riusciamo a organizzarlo. Stiamo sempre in casina col tempo. Però sarebbe divertente. Ti eh? non vuoi assaggiare quindi? Quando è finito l'assaggio lo fai. Per esempio, assaggio l'ora. Un po' il brodo. Ah, il brodo assolutamente. Ma quella è la passione eh. mia. Allora, tagliameli... Questa a metà. Ah, ma è così metà? Sì, eh, ma tanto questi dopo io volevo fargli una ma cosa. A me un effettone, però. Sì, eh? Ma però io dopo volevo andare a fargli una rughe. cosa. Eh? Che una cosa così. particolare. che fai? Anzi... Ma che c'è, un piano? C'è un piano? Questo non l'ha detto neanche a me. No, eh? questo non te l'ho detto, infatti. Che fai? Il maneggio dietro al Dima Shopping Bufalotta. Sì, perdi come fai per... a conoscerlo loro. Si chiama Perro, mi sembra, e fanno queste patate in buccia col pecorino. Non ci ho mai fatto un video, ma solo per quelle patate dovresti andare a provarlo. Guarda, Bella, Lenny. Lenny è mio fratello. Ciao, è ragazzo. vero? No, non è vero. Però <ride> è mio fratello. Grazie, <ride> sai cioè, tutte le parole dette. saranno no, Il sottoscritto. Tommy, sì, mi dispiace. Quando torni con i live su Twitch, oh Mar, sei dolcissima. Però, raga non so. Non, non ho tempo. Sto periodo. Che stiamo a fare un sacco di viaggi. Ma te, come chef privato viaggi un sacco. Io viaggio un sacco. Vuoi continuare? Vai, facciamo. Un po eh, po'. Sì, Pratt ne sa, eh. Io quasi quasi lo porto come cameriere. Eh. Ci sta Vuoi venire? Quando ti bacio gli a casa e mi cameriere. No, ma io l'ho visto su YouTube. Andiamo a vivere insieme. <ride> io ci sto, io manco a vivere al mulino. Siamo andati a mangiare al. a. a Torino qualche giorno fa da Emina Ziri. Eh? Io ho visto che è andata al locale di Bonucci. Sì, leve. Eh. Ma dai mini azziri ci stava una delle persone là che stava cucinando la brigata dello chef. Eh. Che si chiama ieri. Anche qui, vai, vai. E ci stava facendo vedere come avevano... Ma poi ne avevamo già affrontato con... in qualche. in qualche live del mulino. Mm -hmm. Con qualche ospite. del... L'importanza di tagliare tutte le fette esattamente uguali. Spesso. Allora, sì, molto. Perché la cottura ti rende ti la rende uniforme? Sì, ma roba su, cioè abbiamo visto. Appunto, ci stava questo ragazzo quindi ha cominciato a tagliare. E ci ha fatto vedere che tagliavano le zucchine. Oh, o no, non, non sbagliavano una. Erano cubetti, tutti esattamente. Infatti, uguali. secondo me qualche chef, tipo, a parte, ho visto questa cosa molto da cannavacciolo io, eh, Che, tipo, ha una precisione allucinante. allucinante. Però io mi chiedo. Ok, quando vai a fare però un, un, una linea per un servizio da 200 coperti. Eh, ma infatti è quello che ho io, cioè il ristorante stellato ha cioè 50 tavoli e basta, è, è. E manco li riempie tutti Sì, quindi... è vero, è eh. vero anche Cavoli. Io ti voglio chiedere un, un parere per favore. Anche, anche se tu... siamo in diretta, a me non, non mi interessa, io voglio, voglio che tu me lo dica. Ti giuro, mi aveva detto, mi aveva detto... Eh... No, ti, ti presto questi 50 euro Lorenzo non me li limitare più non me li limitare più poi all'improvviso Giulia il giorno dopo è venuto là con Cortipo l'amico suo il fratello calabrese che mi ha minacciato ma non, era, non è tutta una sua invenzione sai che è successo davvero questa cosa è vero? Con il cugino calabrese davvero dimmi comunque. allora comunque altra appena hai finito questo sì, mi si, mettono, si mettono a fare se non, non ci si fa ti volevo dire come hai mangiato al ristorante di Valerio Braschi oh ma era buonissimo e lui però fa il suo agnello è un fondo di 30 ore. L'ho visto. Viene è quello che ti volevo dire io. Qua. Era stupendo. Lo so. era stupendo Lo so. ho so mangiato appunto per quello. Mamma che Mamma mia, quanto dire era io. buono quell'agnello di Valerio Braschi, raga, mamma mia. Sì, e eh? lo sai che adesso non, non ti dico niente. Però c'è una sorpresa con Valerio Braschi. Wow. Sì. Però è, è un video un sacco stupido e particolare. Probabilmente solo lui che è matto. Eh? Perché noi proponiamo queste cose alle persone e sappiamo che le persone ci dicono no perché eh? sono idee stupide. <ride> però lui ha detto sì. Ha un'idea scema, quindi poi la scopriamo. Va bene, Carla. Bella. Sì, riguardo con molta tristezza perché sono stata lasciata poco. Te avevo conosciuto grazie a lui. Oh oh, Carla. Raccontacela. Anzi, no, perché se ci racconti la storia, ci pensi, non ci pensavo. Però che peccato? E quindi eri stata conosciuta? Cioè, ti te, te avevo conosciuto grazie a te? Eh? Si erano conosciuti magari per un video, eravamo andati a mangiare da qualche parte. Mi dispiace. No, ah, ma non ho capito. Ma con chi? Vabbè, non ho capito tanto il discorso. Allora. Vai a Lucia. Saluto. Comunque, qui ci siamo: patate arrosto, niente, no, no, le fai vedere perché sono troppo belle. Guarda il colore delle patate: il giallo che risplende con quest'olio verde. Che belle le patate, mamma mia! Oh. Uno degli alimenti più sottovalutato e invece più versatile del pianeta. Assolutamente, penso lo stesso. Allora, qui ci siamo. Che... Complimenti per entrare nazionali, io. Oh. Ale, Carla, pensa a mangiare. Ale, le voglio bene. <ride> a noi ci siamo quasi anche col filetto. Si può quasi fare. Le patate non riusciremo mai a cuocerle in tempo, però ci proviamo. Allora, quello che voglio fare io ora, in realtà, faccio un'altra cosa, un'altra piccola chicca. Vi faccio questa riduzione, questa riduzione di vino rosso, dai. Eh, ci sta. Allora, sì, però veramente mamma mia Assaggia, dai ti Mi do da prati assaggiare bravo vai vai com'è? cioè capisci è un fondo fatto in 20 minuti cioè capito comunque si molto che è liquido che non, sì, non è ancora legato Vediamo: 20 minuti esatto Senti, aspettiamo 12 ore dai facciamolo <ride> state lì state lì collegate per in favore. diretta per favore allora ma in realtà noi siamo contro il lavaggio oppure a favore? A favore del lavaggio? Un saluto a Simoncino. Un salutone. Andiamo a fare questo. Una volta. Questa è la riduzione di vino rosso, vino rosso, zucchero e sale. Raccontiamo la storia di Fabio che ringraziamo in chat di quando siamo andati. Che, che era un... Fabio ha detto. Fabio quello del montaggio dell'orso te lo ricordi oh, oh. una volta ho fatto un video a, a Bruxelles eh. ed era bello abbiamo fatto questo video con la telecamera frontale eh. andando a assaggiare le gaufre le le sì ho capito quali sono sì qual è la parola non lo so ho capito però Il quali sport. intendi ok ok e... sì però non è la stessa cosa no non è la stessa okay. cosa ok però... sì ho capito vabbè devi dire gaufre zucchero però, ma, sì, cazzo, Vai. E andiamo a mangiare a Secafra. Abbiamo fatto il video, usciamo il video. Di solito al mulino siamo abituati che non pensiamo più a a, a che ci dicono le persone, nel senso di offensive cose, commenti. Crede okay. facciamo le cose, le facciamo sì, giusto. Però l'avevamo aperto quel video, non eravamo ancora così positivi. L'avevamo aperto il video e Da no. questo ragazzo che ci ha detto: Ragazzi, smettetela di fare finta di fare video in giro. Si vede che è un green screen. perché comunque l'iPhone ti stacca un po' da. No, e lo sai che io forse ho visto una cosa del genere. Non capisco eh. quando l'ho visto. Non... È impossibile che ho visto quel commento io. Però ho fatto ridere. Ok, e quindi mi Fabio bello... fece un fotomontaggio di noi con un orso dietro che <ride> mangiavamo. E Fabio, sì, che me lo ricordo, sei un sacco <ride> simpatico. Grazie, era lui che te l'aveva fatto. Era metto? sì, proprio Fabio no. ha scritto: Sono quello del fotomontaggio, no, oh la storia di Carla. Andiamo in a pratica, Carla, Carla. Ci, ci siamo dispiace. messi insieme? Mi aveva mostrato i tuoi video e da ieri, tipo una in Italia Siamo andati in molti posti. con Consiglierei tu, Giulia e Franchinello. Regà, e eh, mi dispiace che vi siate lasciati. Se volete, Pratt è anche psicologo, eh? vero? Sì, so comunque 50 euro all'ora. Va bene, che io sono sto 50 euro all'ora. Per così, però, però so. una birra. Com'è Torino? Che bella città ci sei stata Torino? certo, allora sai cos'è che mi piace di Torino? Posso, sì, dire, posso dire cosa mi piace io di Torino? È una città del nord composta da gente del sud o oh, quanto è vero! Oh. Cioè, l'immigrazione da, dai paesi Dalla dalle, Fiat, dalle tutto dalla Fiat sud, è nato, eh! Ha portato così tanto e noi per giorni abbiamo parlato in realtà come ragazzi pugliesi, calabresi, tantissimo calabresi esatto? Ed è bello Seconda si sta la generazione, terza generazione. Era normale che ci litigassi, giusto? Hai detto? Sì, ok. Quello quello, questo è il freno un po' scemo, però dovrebbe fare quello ah, no, che. No, no, allora dovrebbe... aspetta, qui questo, questo meglio, non so perché quello è credino, non ce non risolverò sta cosa. Dovrebbe essere giusto, oppure no, no? ho sbagliato? No, ok, aspetta, questo è giusto, è giusto. Questo è così, è giusto? È così, o no? aspetta, aspetta, eh questo tirato giù con quello che qua e questo così. Quanto riserve? Caldo caldo. Okay. Questo è il giusto. È molto difficile. Eh. Con che vedi, guarda... L ha detto lui ci che la riduzione è scemo, ma non l'ho detto io. <ride> sta tirando un po'. Facciamola vedere, ma abbiamo il fake fondo Bruno che sta andando in riduzione. Sì, ma si è già ridotto. Anche questo legato con una noce di burro ci sta fino a un certo punto, insomma. Vediamo. Torino sì, è la Catanzaro del nord. nord. è la Catanzaro del nord. Mamma mia. Vuoi salutare Antonio Marciano? Bella Antonio Marciano. Non dovevo assaggiarlo. L'ho sentita adesso. L'ho sentita adesso. Devo andare in bagno. Devi fare la live da solo. E andare è finita. Va bene. E eh, addio. Nicole, del... bella, sì. <ride> bella falla, fallo fallo falla, 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 Bella, sì. Bella, no, bella dopo si Torino? più buono di Torino. <ride> Mannaggia, <ride> ma perché mi è presa? <ride> Non si muove al fondo Bruno, che buoni quei fondi bruni, raga. Sto proprio tanta roba. E ti hai preso così, eh, proprio. Oh, stavamo L'ha colpito. L'ha colpito. All'improvviso. Beh che quei giorni abbiamo fatto tipo nove video di fila, quindi... Ma infatti, ascoltami, ti posso dire questo? Ditemi Vedemi se sei a favore. Quanto mangi? Troppo. Ma ti Quanto troppo. Ti mangi tantissimo. Ah, e adesso quando non si i video, raga, chiedere a qualsiasi food blogger... Ti mangi tantissimo. Quando... Quando non fai video, il food blogger tipico o non mangia proprio così il corpo tu ne li sente, o mangi riso in bianco. Insalata basta. Quindi, quindi quando non tempo, vai in giro te. Dieta ah. stretta, proprio per fare palestra e tutto quanto. Però le domande che mi faccio io è che. A livello proprio sociale, sei obbligato a fare 3.000 video. Perché se no sono cazzi, vai male. O oh, a Chiaro. meno che non sei Youtubit, cioè che sei già conosciuto, fai il video e quindi dai. E questo però tra, per me tra 10-20 anni, quindi per me c'è il bastone. Anche secondo, me. anche secondo me. Perché io non capisco... Cioè io per esempio, io sono fissato con la palestra un po', eh. Però eh, non capisco come fate veramente a mangiare... Cioè io mangio male, però mi sento in colpa. Mangiare male perché sperimenti tanto o mangi male perché sei diverso? Mi piace anche tanto. Una, ah! volta, una volta vengo a fare un, un, un video con te va bene? E vediamo chi mangia di più. Sta sì, per nascere un format nuovo con gli ospiti. eh e Vediamo chi mangia di più. Perché io mangio un sacco, eh. Io non mi vedi mai, io mangio un sacco. Però io mi chiedo appunto, eh, Alcune volte guardo i video, te lo conosci, Moscio? Sì, no, fatto sì, Moscio. Ha voglia, eh. anche Moscio. Quanto mangia, ah, eh, anche Moscio? Perché eh. Toma eh, di Tomasangri dice che lui fa la dieta quella flessibile. Ah, Raga, secondo me tra 15-20 anni noi food blogger abbiamo qualche problemicità, qualche visituccia dobbiamo farla. Infatti io sono un po' in pensiero, Un po' in pensiero. Riguardo, oh, ci fratto, siamo... Noi siamo... siamo... il riso in bianco, petto e quello in salata, uguale. Io direi di fare la... Facciamo. Fratti, ristorante i Bonucci, posto fighetto. Anche io voglio male. sapere, assolutamente. Ma. Oh, carcola, veramente, quello è un posto che si impegnano un attimo in più e vanno sullo stellato. Eh. È vero? Eh? Prendono la stella. Io per me, prima o poi. A parte che i due chef hanno una, una carriera, soprattutto a estera, incredibile. Questa pasta sfoglia non la comprate mai, per favore. Se eh. la fate, <ride> è meglio. In più, se è di questa marca. È... però, esatto. Allora, comunque, qui mettiamo il fletto allora forse sai che era meglio mettere qui le patate, si fa un trasferimento. Tu Perché qua, vedi sei, che. Sei ospite e sovrano, ne? cioè i nostri ospiti del mulino vengono trattati come. Mazza, senti l'aglio, che bello che non lo togli. Dopo il eh tuo. No. no. Vai. Qui facciamo questo, questo procedimento qua. Questa me la metti. Qui si brucia No, vabbè, mette, Lasciala qui. No, vai. Facciamola fra. Vai. Questo. Oh no che È successo? Se la induzione ha cominciato a fare una cosa a sozza. La fa sempre. Allora, questo rumore, io non ci lo, non ce lo so fare niente. Okay. Quindi, quando finisce di qua, dimmi che lo tolgo. Ok. Voi lo sentite in cam. Si sente. L'ufficio legale della pasta sfoglia non sarà contenta di questa live. Il? L'ufficio legale della pasta sfoglia. Nascondiamo la marca adesso, così non si accorgono che non ci piace. Ammazza Marie, che è brutto. Grazie alla pressione sociale, la critica di Lorenzo ci dà molto di Guarda, che pure Nico, però, mi pare molto. fedele a queste cose. Eh. Cosa? Ah, sociologia, pensare i ragazzi. Mi piace, mi roba. piace un sacco. Bella, azzurra, stammi bene il saluto. Cosa stiamo cucinando? E adesso ce lo rispiega, Nico, perché mi. Allora, stiamo colegato. facendo un filetto alla Wellington, non di manzo, ma di maiale. Perché lo rappresenta? Perché mi rappresenta? Se ci riusciamo col tempo, vabbè, siamo stretti o no? Vabbè. Allora, le live durano fino a che non si mangia. Perfetto. Allora, sì, ci riusciremo. Volevo fare appunto... Il prato mi ha detto che non aveva il mini pimer, se no facevo una mousse di patate arrosto. Oggi proveremo a fare sempre questa mousse di patate arrosto con lo schiacciapatate, ma ci riusciremo, sono sicuro. Lo vedo, sono lo sicuro. vedo un attimo troppo confidente nei, nei mezzi del mulino, nego. Però... Però se lo vuole sfoglia, fare... Questa è la pasta sfoglia. Questa è la pasta sfogliata. Comunque è un botto potente questo, fuori, questo frigo eh. Dai, ah, un po' troppo forse. Ma io sono sicuro che possiamo abbassare la temperatura dallo schermo, ma. Vabbè. Ma non so come fare perché non so. Io so vedere YouTube su questa cosa e non so abbassare la temperatura. Ma ti rendi conto? Eh... Questa è la nostra società. Questa è la nostra società moderna. Ah, ecco, lo so fare. Quanto le serve? No, vabbè. Era per dire, no, era un tuo era un, un senti, Ma portiamola prodotto. a un 6 gradi, dai, dai quanto era 5? Secondo no. me è molto forte. Eh? Però mi dice la temperatura ideale è 3, ma come 3 gradi? Guardalo, questo qua lo faccio vedere in cambio, vedi com'è. Ci penso, sta... ti metto la telecamera subito e immediatamente perché la merita. Questo è prima della pasta, sfoglia Schiacciapatate, sciocco che pensa tu ne abbia uno. Ah, adesso vi stupisco tutti perché tutti a D. Eh, non c'avete niente. Devo farti vedere questo gesto. Io non so perché non abbiamo niente al mulino, ma abbiamo uno schiacciapatate. Va informatica, Ed è subito il Re Leone. Se adesso lo solleva. Io gli faccio l'inchino delle zebre e Nico ha preparato lo spin-off del Re Leone al mulino. Ok, e mo te lo facciamo vedere. Certo che c'è della poesia. Tu non sei uno di quelli, o magari non lo stai facendo perché tempo, che va a fare gli, gli origami con... Eh, dovrei farlo però, eh? Dici, eh? È bella la, la rete, la tela con il Wellington. Eh? Molto. Però è veramente complesso. C'è ora come ora diciamo... Noi ti vogliamo bene così, eh? non ti devi preoccupare. Dai, dai, Ma io ci metto... Ma guarda problema forse sarà che il passaggio in forno è fondamentale. Io non so se il nostro forno reggerà o meno la sfida. Dici, eh? Ci proveremo. Noi oggi siamo qui per... È una sfida personale, giusto? Sia sì, sì, mia che tua, giusto? Un po', sì, ci stiamo a credere te lo faccio pregare il mini b tanto di stare un paio di chilometri grazie ma yeah. chi <coughs> è è fabio di prima, carla che proposta cioè mi sono perso il messaggio carla che ha detto il whitley mi sono messa... perso un messaggio di whitley è inverno e nico sta a maniche corte è vero Ragazzi. non so come faccio io sento freddo nelle ossa qua dentro no, più che altro siamo in una casa voi... poi sembra anche molto accogliente cioè, sembra accogliente sembra, sembra che ci sia calore è una grotta non c'è calore qui dentro eh? ah e qui, qui c'è una cosa buffa da dire siamo riusciti con uno dei finanziamenti a avere anche il riscaldamento uh -huh. ma non c'è, questo è il mulino antico non è che potevi fare i, termo... i termostati chiaro e qui abbiamo i condizionatori per il calore pure del caldo i climati... come si chiamano I... sì, sì. quelli quelli. Vatti a ricordare la mattina che li riaccende. Quindi qua dentro siamo un po' nel gelo. Ora io potrei lasciarla così. Io facevo un altro passaggio ma non, non ho voglia e tempo di farlo giusto? così. Allora, questo è il nostro bambino. Ok, questo è il nostro bambino. Aspetta. Tu. Il nostro bambino. Poi non si va a bucare. Grazie Willy. Allora, le uova ce l'abbiamo. Dimmi di sì. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Allora, io ho fatto quel gesto per sembrare un figo, però comunque, dimmi <ride> un attimo. <ride> le abbiamo... ma un bello. uovo, un uovo. Ma un che uovo. un uovo? Noi abbiamo la stecca. Noi abbiamo la stecca, eh? le pittate che si ah, fanno qua dentro? Top. Guarda, questo è quasi ridotto. Vedi com'è glassato? Si vede, eh? Sì. va un po' scacchi, eh? Sì, la GoPro sta cominciando a morire, quindi dovremmo comprare una nuova videocamera. Però intanto abbiamo anche il vino che si sta glassando. Si vede sui bordi. Bene. Se guardi, vedi? Sì, sì, ma poi lo vedi. Guarda, quando vai un po' a muovere, vedi che un po' di parte zuccherina rimane lì. Senti, metteremo da parte i soldi. Compreremo una Sony pure qua. Così ci avrai la Bravissimo. visuale in 4K figa. Qui. Bravissimo. Allora, qui ci siamo. Bisogna sbattere le uova. Allora, ora, ragazzi, fa una cosa pratica difficilissima, eh? Mi sbatte un uovo. Anzi, sbattimi solo il tuorlo. lo mette? Dopo si spennella. Non ci avremo mai il pennello, giusto? Madonna, non vedevo l'ora che lo chiedessi. Ridimmelo, ridimmelo. Non ci avremo mai il pennello, giusto? Rid richiedimelo un attimo. Non ci avremo mai il pennello, Aspetta, giusto? Aspetta, eh, che lo devo... Eh, eh, richiedimelo... È giusto che secondo me non ce l'avremo mai il pennello. Con più pennello. lentezza chiedimelo. Secondo me... Aspetta, sposta di proprio. Secondo me non avremo mai, mai... Mai allora, vai con un po' più dilentese. Mai, mai, mai. Allora, dammi un mai. attimo tempo, eh. Continua. continua Ma, parla sto lunga comprando. Buttala, buttala eh? in cacara Non avremo mai cosa, cosa? Non avremo mai mai il pennello. Non avremo mai un pennello, dici? <ride> e invece ce l'abbiamo. Oh, mamma mia che discussione. Ora attenzione. mi sbatti il turno. Ok, torniamo con l'uovo. Vai. Qui i fondi ci sono. Io ti direi che secondo me Mi fa sta facendo venire voglia di carbonara questa cosa, lo sai? È vero? Mamma mia, sti giorni che fa, mi mangia solo riso. Quindi te non sgari mai quando sei a casa. Eh no, perché altrimenti muoio. E visto che mi dà fastidio la morte, eh. stai cercando di evitarlo. Che cosa? Qui abbiamo un po'. Mi dà fastidio la morte. Pennello e sbattere with sussulti. Il fondo ha fatto la fine della crema pasticcera, no. <ride> allora, il fondo non ha fatto la fine della crema pasticcera qui sembra dei luci magari, no, ma è... Ha fatto il... la della in cielo. I commenti, le battute sui conte, sulla lore sono sempre le più belle. Delizio. Devi prendere un Insta 360. Qual è Mare? Una camera particolare? Ok. Qui ci siamo, noi qui abbiamo spento tutto. Tratta, sei veramente un fenomeno. Ora qui fenomeno. naturalmente noi avremo anche... Oddio. Che ti serve? Eh, non ce l'abbiamo mai. Non è latte. vero non ce l'abbiamo. Vabbè, ascolta, mettiamo l'acqua. Cosa ci manca? Il latte, sì. Scusa, no, aspetta, 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 aspetta. Ma se tu che non hai il latte? Al latte di cocco, effettivamente. Sì, il latte di cocco, no, aspetta. No, aspetta questo. È il Gatorade, blu. Beh, siccome. Come metti metti me non avere il latte? Due settimane... Ascolta, mettiamoci la panna. Mettiamoci la panna, che però ce l'hai là. Questo due settimane senza stare al mulino hanno reso le cose anche peggiori di come sono di solito Olè, vai Regà, Domi spiegami questa cosa perché noi il mulino stiamo cercando di mettere il frigo con i follo su twitch ci siamo riusciti su youtube no Monaco Vialli è stata una cosa un po' particolare in famiglia per mio zio perché lo amava parecchio ma tra il prosciutto e la pasta a sfoglia non ci andrebbe una crema dei carciofi secondo me no Elena no scusami Sandro ma dimmi perché io credo che il discorso quello che dico di puntare molto a e valorizzare va bene? il maiale non Hanno fatto il senti non saranno la traforata sulla Wellington, esatto. ma va bene così caso, è bello bene. vai qui ci siamo Prata ha fatto un Buongiorno. gran lavoro vuoi vai altro grazie? spennello? eh certo certamente ma lo vuoi proprio ricco? eh certamente no Mamma mia che piacere come carica lo vedere perché è bellissimo. <ride> guarda che bello, guarda. Proprio pennellate. Ma se non avessimo avuto il pennello l'avremmo fatto con le dita. Chiaramente. In cucina va sempre utilizzato, il fatto mani va sempre messo in considerazione secondo me. Che bello toccare il cibo, regà. <ride> allora, ci siamo. Quale essere il cliente più rompiscatole quando hai fatto lo chef frugale da qualche parte? Allora, uh, il cliente più rompiscatole... Allora, mh, di solito non succede quasi mai. Sono gente molto, allora, di, mh, molto aperta mentalmente, quindi diciamo non si fanno troppi problemi. Anzi, spesso mi è capitato a me... No, 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 lì non andare. Mm, non Vabbè. te lo faccio sotto, ma io i lati... Vabbè, insomma, mi è capitato spesso di vedere anche gente che tipo... Spesso gli eventi privati vengono fatti anche per stare tranquilli, fare le cose che al ristorante magari non si fanno. Quindi spesso mi è capitato di servire gente che stava ballando nel tavolo per dirti, no? Ballando nel tavolo. Sì. È come se ti fai una scena tra i tuoi amici, chiami uno chef privato, poi la situazione evolve in un qualcosa di più di più, bevi, inizi a bere, quindi ti sciogli un attimo e poi balli nel tavolo. Ma parli lo di chef... tavoli, sul tavolo? Sul tavolo. Cioè io cucino e tu mi balli qua. Alzar cioè ti tipo... avvicina al mio vero da cottura da tuoi finanziamenti d'euro. <ride> e il, <ride> mi, vicino, mi faccio così. Il cuoco uriano devi avere il bodyguard, devi avere. Vabbè, è una cosa in realtà molto bella. Cioè, nel senso è <ride> eh, divertente. <ride> <ride> Ad ambo le parti ci deve essere quella leggerezza che dice: vabbè. È uguale. Con le persone che ballano. Ma sì, ma poi succedono tante di quelle cose. Quando vai in, in casa delle persone, le persone sono tranquille. Le persone non è come andare al ristorante, appunto, quindi loro fanno quel che vogliono. E appunto, di solito non c'è esatto. questo nonnismo. Sì, di solito non mi sono mai sentito forzato in qualcosa. Magari, non lo so, qualche richiesta particolare, tipo una volta una, una donna non mangiava l'aglio. E io, nel senso, va bene, me lo puoi dire prima. Se non mangi l'aglio perché non ti piace, è un conto. Se non mangi l'aglio perché sei allergico, è un altro. È chiaro. è chiaro, Quindi io non tendo mai a mettere l'aglio. Però per esempio l'aroma, il sapore, alcune volte lo do con qualcosa, no? Non metto mai pezzetti, o comunque non, non tendo parella, mai a fare profumata. Cioè sì, qualcosa esatto. Che senti, no? Se non ti piace, capisci? Nel senso non piacere l'aglio, è come non piacere la cipolla, il sedano la carota sono odori principali nelle cucine, no? è in tosta, soprattutto se fai un menù da 20 persone ma non devono approvare il menù una volta Te lo approvano però delle creme, delle cose particolari come per esempio queste patate arrosto io lì ci ho messo l'aglio che dà il sapore, che dà l'odore e dopo quando vai a mangiare non lo senti perché cioè non lo stai mangiando l'aglio però avverti. lo avverti la persona che non gli piace l'aglio lo avverte però... questa signora sta male no. eh, ma allora a parte che avresti avuto nel caso un'ottima storia, perché una che si viene e tutti i ball. Ma come sarebbe? Come sarebbe stata? Comunque caso. lo sai che non mi viene in mente una persona che ha richieste particolari, no? c'è nel senso che, che mi ha trattato peggio. In realtà è meno male. Cioè, meno non c'è la storia raccontata. Meno male. Meno male. questa chef dice: Io avrei shi eh? per un shitake, Più sull'orientale. Assolutamente, io sono molto a favore di questa cosa. Quindi allora, noi ora, qui, come facciamo per andare? Vabbè, io lo faccio così, ma almeno una crema di funghi ci va. E infatti, Sandro. La crema di funghi ci è. Ha preparato un. Frataglioli, erano. E qui ci va. No, mettiamo qui. Allora, quindi, te mi dici che si può fare questa cosa? Che belle le tacato. Allora, ora proveremo in un forno da due metri quadrati a fare questa cosa qua. Pin 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 pin, pin. il rettino va in forno questi li mettiamo sotto oh. ah proprio ah, su quello vai, sotto questo qua bravo Oh, ci siamo eh te l'ho detto funzionava non ti fidi ci siamo lui oh. è scemo ma è capiente è un forno a cui vogliamo bene allora questo fondo è pronto io posso assaggiare il maiale io ragazzi oggi non ho mangiato a pranzo quindi assaggerò Facciamolo vedere perché è bellissimo. Questo è il maiale più... Eh, già l'hai mangiato! Chiam. Sei un ingordo! Mm. Un ingordo felice! Sei. Comunque tu non stessi male di vorrei far mangiare. So, perché c'è il sapore del dio, vero? È la carne di Apollo. Allora, eh. immaginati questa, ok? Guarda qua, che quasi si sfilaccia e è stata cotta 20 minuti, mezz'ora, ok? Quasi la sfilacci perché è maiale naturalmente. Dentro un panino con il fondo, cioè. Capisci che secondo me qui si possono fare grandi cose. Cosa hai usato? Ho usato i resti della cipolla. Poi vabbè, mm. poi abbiamo il grasso del maiale, maiale, la pulizia del maiale, soia, vino rosso. Soia, vino rosso, basta. farina, acqua, l'acqua a coprire, yeah. vabbè, è stupendo. E Soprattutto è venuto già denso. Non è il fondo da 12 ore, ma è già venuto. Comincia a essere denso noi. Io, per esempio, la cipolla la potrei togliere. cioè, se per esempio fossi in un ristorante in un servizio, lo toglierei. Oggi io ti impiatterò con la cipolla perché secondo me è casereccio, ma è buono. La famosa carne, la famosa carne di pelle di pollo fatta la pelle figlia da pollo, grande Domi <ride> Allora, qui mi serve. Questo è il fondo. Ciao, Danilo. Questo è la riduzione di vino rosso. Mi sta venendo fame, di oggi. Città della Piole, dai è bella, Monaco. Buona. Qui ce l'hai un cucchiaino per assaggiare? Assolutamente sì. A parte che io sto mangiando questa carne. Capisco quando le persone mi dicono Lorenzo, te odio, mi fai venire fame. Guarda, io odio te perché mi fai venire infame Ti pulisco questo col vino. Allora, ma tanto questo dopo si usa per impiattare le eh, Perché in realtà io non sprecherei nulla. Cioè, questo Dici, ma questo, tutto questo non va dentro il piatto. No, no, questo adesso meno. te lo puoi gustare. Questo è tuo. Dimmi cioè, che tu lo pulisco, Volevi se... fare così, volevi farlo, non ho sì. capito. Vuoi, vu vuoi gustare vuoi bene. No, comunque lasciamolo così. Va bene. <ride> adesso bene <ride> <adesso> lo vogliamo. <ride> Quindi mettiamo già un po' del vino sul maiale, ed è buonissimo. Sto odiando, si sta aumentando la salivazione. Ok. Poi abbiamo la di... panna. È la prima volta che mangio io, non mangia lui, secondo me. Eh? È una situazione. Perché di solito sono io quello che si mette a pranzo a guardare i tuoi video. Eh? quanto costa la sagna in tubetto? Ah, lo sai, non mi ricordo quanto costa la sagna in tubetto. Il in tubetto. braschi? Non lo so, Questo era 30 euro. Ah, no, sì, si sì, tra, diciamo, tra i 30 e eh. i 40, però non di più. Di solito il primo. Se ti stiamo odiando vuol sì. dire che stai lavorando bene. Meno male, oh, vabbè. Vediamolo così. Passeremo mezz'ora in compagnia aspettando. Ma sì, temperatura... Mezz'ora secondo me. Vuoi che ti ha... Ah, ma 200? No, gradi. no, no, 200 top. Non posso... che... Questa... La temperatura nel Wellington è fondamentale. Una volta feci il ganzo per provare a. A rallentare i tempi, a velocizzare i tempi, esatto. No, e ti si rompe la pasta sfoglia e ti si spacca tutta. Ma perché volevo aumentare i tempi? Ah, volevo velocizzare i tempi, quindi mesi di più il forno 210, tipo 200, ah, volevo intenz... Volevi tirarlo fuori. Volevo tirarlo fuori. Volevo tirarlo fuori e mi si spacca tutta. Perché è giusto. Ma che ti hanno preso in giro? No. Che ti hanno detto? No, niente di questa cosa qua? Eh. No. no, è no. stata una cosa mia, no, è una allora. cosa mia. Ah, era un esperimento primario. No, non è un esperimento, è proprio durante un servizio. Meno male che era solo uno. È come se io durante un servizio per 20 persone faccio tanti filetti alla Wellington. Giusto sì, sì, un attimo, ma un filetto alla Wellington ci cioè, vuole comunque il tempo per so prepararlo. Se io te lo ordino durante una, una sì. cena. Allora io per le scene a domicilio, che succede? Io quando faccio una cena a domicilio arrivo con della roba già pronta e con della roba da fare lì. Tipo, arrivo due ore e mezza prima di fare una, un servizio. Tipo, domani sono a Genova per dirti, e quindi eh, la cena ce l'ho alle otto. Io arriverò alle quattro, alle e mezzo. Dipende cosa faccio, però tipo se devo fare un filetto alla Wellington, io il passaggio del, del prosciutto crudo quando arrivo nella casa ce l'ho già pronto, così che quindi io arrivo col filetto già col prosciutto crudo, una volta che sono arrivo, devo solo metterlo nella pasta sfoglia, la pasta sfoglia non posso tirarla fuori prima perché se no si ammolla, vedi, è piccica, e um, finisco il passaggio e lo metto in forno, stop, fine, io so che è mezz'ora, calcolo bene i tempi mentre sto facendo il primo, metto il filetto in modo che il tempo che ho fatto il primo il tempo che ho servito il primo Arriva è passata mezz'ora e posso servire quante di quante portate è composta una cena tua da chef privato Antipasto di solito se tante persone a buffet cioè buffet tipo uh, tre finger food faccio un primo alcune volte mi è capitato di fare due primi ma di solito un primo uh, un secondo il dolce più alcune volte le tre. faccio le tre con gli amanti con i rimasugli cioè gli amanti ah. Sicuramente c'è non solo innovazione, ma so 30 euro, mi magno 20 lasagne. No, eh? No, per favore, fanno queste cose. Eh? Oh, però, per favore, è come dire: è come dire Guarda, ma, no, no, meno, male, oh, meno male che me l'hai detto. Per... Ecco, è così: è come dire, guarda, il biglietto per la finale di Champions League costa 400 euro. Se compro 30 partite di calcetto con gli amici miei a, a San Preporio. Eh e no, è, è vero, e è non vai là. È ragione. un divertimento diverso, è un'emozione diversa. Ma questo è utilizzare o no? Come, il, oh, eh. sei innamorato di questo salamino? Eh? <ride> Ci avevamo un salamino. Io non l'ho mangiato, non ho mangiato un salamino. Che poi io non ho assaggiato. Ma il profumo è buono, davvero? Il salamino di San Vincenzo. Che non so neanche se sia una marca che va tanto, va poco, vabbè. A Casali del Manco. Bah. Caserta. No, non è Caserta. Oddio, è? CS. Sì, dovrebbe essere. Caserta. Caserta. No, guarda, se la mac Caserta lo vedevo più rosso. Eh. Vediamo. Ah, non mi apre Google da qui. Perché lo apre Io però, però posso farti delle domande anche io. Chi è ah. Io voglio sapere la tua storia. La sai, la cambia i ruoli. Ma che cambi i ruoli? No, io voglio sapere la tua. Dai, siamo qui ormai. CS. Perché te sei eh, un sacco di cose. Cosenza. Grazie. Ah, bene, va bene. Grazie mille. Cosenza. io, so no, però... Insomma, te come fai a sapere tutte queste storie? Ma del cibo. La è la passione mia. È vero, eh? È la storia cibo, del cibo, è... La curiosità, le cose. ma Infatti, rimangiare non è solo mangiare. Esatto. Te, la cosa particolare... Eh, so. La cosa particolare è che ogni volta che vai a spiegare un qualcosa, lo spieghi raccontando. Eh, mi piace tanto quello, è vero? una cosa matta. Regà, uh, tipo, ti faccio uno spoiler assurdo sul fatto di i corsi, le cose sì. prepararsi. Tanto io faccio delle robe. Eh. Erano due anni che ci pensavamo al mulino, da quando abbiamo fondato, praticamente. E cinque mesi che mi preparavo. Da... È una pentola. No, la senza il manico, può essere sempre utile. Vabbè. e Cinque mesi che mi, mi preparavo da solo, uh -huh. e quindi da solo preparazione da solo è per quanto bella, autodidatta, è sempre sì. Non è professionale. No, ma ieri sera i corsi sono alle nove e mezza di sera, uh -huh. mortacelo. Ma da ieri sera sto imparando ufficialmente il coreano. Wow, perché non ti dico nulla? È eh, non... perché presto esce una cosa importante. No. Perché presto facciamo una cosa importante su una cultura. Che io amo, che è quella coreana, gastronomicamente sono bellissimi assolutamente, e uscirono sempre poco. Cioè, di solito quando si alza a Oriente, se Cina, Giappone, Corea. i video degli youtuber sono in Cina. In Quindi, Giappone. tutti stare ipotizzando che è Pl pratica andrà in Corea. Io non ti dico nulla, è yeah. il segreto. Poi, yeah. intanto, se c'è un po' dei modium, portamelo al mulino perché sto morendo. <ride> <ride> Però, se c'è la finale, c'è la Roma, gli do pure 1000 euro. Sinceramente, a fine, ti capisco. Il discorso della metafora della Champions Prima. O oh, questo mo segno di metafora, perché. La, la diremo in giro questa cosa. Mentre sei lì, fatti un canarino che ti fa bene. Metti a scaldare l'acqua con scorza di limone. Oddio bene. Ti stanno. Pensavo un antipastino di carne. Dicevo, la, il canarino è l'acqua con limone, beh? ma ce l'abbiamo il limone? Guardiamo se abbiamo il limone. Qual è la persona e come ha reagito a cui è piaciuto più un tuo piatto? Ok. Allora, diciamo che spesso uh... allora il piatto piace, ma piace secondo me quando lo vai a spiegare: nel senso, nasce tutto da come lo spieghi un piatto. Se te sai spiegarlo bene e poi il gusto effettivamente ri... è, è bello importante, lì, secondo me, a livello cerebrale, si uniscono due neuroni. Comunque crea una sensazione particolare non è come per esempio ti arriva un piatto buono ok se quel piatto buono ti arriva così da un cameriere e ti arriva te lo mangi è buono dici wow è buono se ti arriva una persona no deve essere dopo la, la spensa ugualmente se ti arriva una persona che ti dice ti spiega il piatto ti spiega la storia magari ti spiega due particolarità te lo mangi e effettivamente capisci che magari sei anche stato influenzato da quella persona ok perché naturalmente come lo spiega influisce però sicuramente è top, buono, buono, cosa che io, cioè io faccio, capito? Da chef privato vado a, a, a delle persone, ogni volta che porto un piatto spiego. È, è normale, non è che porto un piatto di pasta, non, è pasta, per pasta al sugo, capito? voglio vedere. Quindi è successo un po' di volte che proprio le persone, magari, entravano in un mood in cui stavano bene, capito? Perché ti senti questo chef che ti racconta il piatto, il piatto effettivamente è qualitativo. Allora dici "Wow, questo è uno dei piatti più buoni che abbia mai mangiato". Ah, Capisci? Vediamo se lo riusciamo a raccontare. Sì. Ma sta cosa è bellissima perché entra in gioco la cerebralità e l'emotività. Esatto. Allora, cioè devi andare a colpire le quadro. Bravo. So. Oh, ti parla io intanto vado a so tre tagli sto quadro. Sì. Anzi no, che poi si entra in gioco è un bel quadro. È un bel quadro con un be una casa con un cero. È. è un quadro surrealista. Ok, quindi lo vedo e faccio: ah, che è particolare, sta cosa! Ok. Poi mi dicono: è un quadro surrealista che è fatto con un pennello ottenuto sì. da un viaggio del pittore che voleva usare solamente Crine de pecora dell'Arto Tibet, ok, e faccio: Ah, il quadro è uguale, però faccio i coglioni esatto. E qui è cerebrale perché esatto. quindi gli aggiungo valore. Però esatto. il quadro è quello esatto. Poi però. Il tipo mi dice, e sai che c'è, qua ci sta un'emotività, però, perché tu hai visto solamente la luce e l'ombra ma guarda un attimo sto dettaglio, c'è una bambina che scappa e capisci che in realtà era la casa dove era avvenuta una molestia e quindi cambia tutto il concetto cioè, di giorno e notte. Ti, tutto cambia quando te dai un senso a tutto ciò. Quindi là ho messo l'emozione, così esatto. che cioè poi posso avere sia il quadro solo con l'emozione, sia il quadro con la celebrità solo del pennello del crine, sia il pennello del crine. L'emotività, il fatto che il quadro era bello di per sé, nonostante... Il me, nonostante il mio significato messo, e quindi alla fine è, esplosione esplodi e ti ricordi il momento, è per quello che poi vai a pagare tanto in un ristorante stellato per fare un'esperienza. L'esperienza a livello di gusto, ok. Ma nel caso in cui venga spiegato, te ti ricordi tutto il processo, capisci? Quasi entri dentro alla persona che l'ha fatto, eccetera. E quindi è importante, secondo me, appunto che lo chef non come 20 anni fa, 30 anni fa che era rinchiuso dentro la cucina, cucinava un bel piatto, stop. Che lo chef che ha cucinato il piatto si racconti, racconti cosa ha fatto, si faccia vedere. È per quello che io ora faccio lo chef privato, non la sto filosoficamente non ma la sto, giù, perché guarda, io È curato. molto, ma perché in non cucina so. il 90% degli chef sono persone timide. Dovreste guardare comunque dei menu. Dovremmo guardarlo tutti quanti insieme. Io non l'ho visto ora, film ma... è stupendo. Guardatevi dei menu perché parla proprio di questo. Parla del okay, filetto. Sta ma non facendo... del 5. E basta. Proprio del capire gli altri, anche del vedere gli altri e il mondo in sé. La sorca di fontana è una metafora dell'amore e del fare l'amore. Fare sesso con una persona di cui sei apparentemente innamorato è più bello un'avventura. È una bellezza diversa. Mm -hmm. Perché, per esempio, invece, allora, il fast food è solo il quadro che è allora, bello di per sé, è sì, allora, significato. Io vado al fast food perché voglio avere un certo tipo di emozione. A me piace mangiare il panino del Mac perché sento il chimico. A me piace mangiare il panino del Mac perché sento che quella cosa non mi farà bene. Però mi fa bene in quel momento lì. Perché la vita è proprio una mostra d'arte con i primi Più Che trattino. Più altro, allora di certe esperienze deve esistere il fast food, deve esistere il ristorante testato, deve esistere la nonna che ti prepara le tagliatelle. Fatte... Tutti nella stessa galleria. Esatto. State anche in base, che ne so, una giornata, sono scazzato, non mi va di cucinare, non mi va di fare niente, vado al fast food. È giusto. Perché io dovrei stare lì a, a cucinare tutto il tempo, se non ho voglia. Che bello comunque la, la ricchezza delle possibilità da quel punto di vista. Eh, esatto. Comunque il Mac, hai, yeah. detto yeah, hai detto Burger King. Hai detto Burger King. Riga, eh, McDonald's o Burger King. King Burger King Alla, a te dici Burger King eh? è che ormai ah, dovendo scegliere Burger King forse Johnny Rocket tra oh oh. oh, oh. oh <ride> Sto male se mi muovo mm. le patatine ma assaggiare queste patate dai. no okay. però sembrano belle Johnny Rocket salve mi dica è di là in fondo a sinistra scusi <ride> ma Alessandro chi è uno psicologo un chi è quale esperto è è un fotografia in fondo a sinistra, grazie. L'ultima porta, sì. Grazie, arrivederci. Quanto cazzo è, bravo, sta Alessandro che fa il fotografo con tutti i mamma mia, tutti gli io. Oh. Ma poi sempre un appuntamento con Alessandro, un appuntamento con Alessandro. Ma questo tutti che... è Alessandro. I fotografi che fanno i milioni, che fatturano, regà. Bello, MacBall. comunque Ora bambino. facciamo una cosa: patate arrosto e le andiamo a schiacciare con lo schiacciapatate. Il tuo fast food preferito? Ok, io sono stato a New York da a, 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 tipo a dicembre. Quindi stai dicendo White Castle, mi stai dicendo tutti. Devo... tutti. Ah, Allora. Ce uno che. Perché... No, allora. Ti... No, 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 Io ti to. No, 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 ce n'ho uno. Allora, aspetta un attimo, però. Io non so cosa ne pensi. Fino a qualche anno fa. Fino a qualche anno fa era il top, secondo me. E ora sta ah, iniziando a calare. Shake shack. Vabbè, eh però ci sta un'attenzione a. Lo sai che c'è il i di lì? Lo so, ma a me piace? Eh? È che i fast food stanno tutti facendo. Stanno calando. Wendy, che ne pensi? Bello pure, Wendy. Sì, ero innamorato di White Castle e avrei voluto provarlo prima che perdesse gli smash. E poi il fatto de... di. violenza fast food. Devo farlo. Non farlo. In realtà è molto. molto neutro. E poi la violenza di fast food mi piaceva un sacco a New York. ero innamorato quando c'è stato in Italia. Sono stato un po' più. Mm -hmm. Un po' più. così five guys. Che ne pensi di five, guys? Eh, quello a Roma non è proprio, non è un five guys. Però. Esatto, quello. Eh. Oh, comunque è l'unico che mantiene sempre la qualità. Allora, il Mac vi può fare anche schifo quanto eh. vi pare. Però comunque è quello che ha mantenuto sempre la stessa. Ma livello di management McDonald's ma eh, so. è proprio una linea. Io eh, so. so. per esempio, marketing preesco Burger King. E ti stava di livello di invece fast food che mi piace, catena. Io sono innamorato profondamente di Bubba Gump e dei panini veramente io non l'ho mai marato, mangiato devi andare là allora cazzo mi potevi dire che prima quando bello. ero là col panino col sura gli aragostoni io eh. ti sto per prendere una frusta dai, dai. ammazza chiarimi se c'è la, la frusta e la frusta Mamma so che mia dai sicuramente ma la frusta la bella frusta la bella frusta la l'hai frusta Non bella frusta la 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 bella No, a me piacciono cioè, queste catene che stanno nascendo ora in Italia. No, te che ne pensi? Io vedo sempre che Mosho va sempre, ma poi vabbè. Che Giovanni poi se lo conosci? No. Ok. Però sono andato a provare il suo panino da Ban, eh? che era un panino in collaborazione. E Ban come fast food è veramente buono, raga. Ma non so come, perché ultimamente... Questa cosa che aprono e sono tutti spaziali e poi dopo un po' Lo so. ma eh, è successo. Così. Io voglio andare un botto a provare il fast food dei junk fully. Secondo me è top. Oh, beh quello c'è. Cioè, è vero o no? Ho fatto una collaborazione adesso? No, ve la faccio vedere che era troppo bello. Secondo me i junk fulli spaccano, anzi li voglio conoscere. Anzi, quando ci riandrai dimmelo vengo con te. Vado davvero presto per far lavorare 24 ore con loro. Seriamente? Sì. Quando ci vai. Dimmelo, ah, ti piace Wes Anderson? Ti piace il regista Wes Anderson? faccio a fartelo vedere tutto corrosti di patate raga quanto so bravi i quel solo che per esempio per me aprono in Italia e lo riescono a mantenere quella qualità a tre mesi perché in Svizzera riesce a avere un altro... Un altro allora, fino a quando, stesso discorso di prima, perché il Mac è diventato famoso? Perché il Mac... È... Allora, te mi dici il management, io ti dico, il fino a quando il posto è tuo, la qualità la mantieni sempre, fino a quando sei te a visionare la qualità la mantieni. Il problema del franchising, il problema di aprire, di aprire posti in cui non sei te a guardare, si parla di cucina, io non ti sto dicendo che te vendi un prodotto. Um, no, perché c'è di... le guidelines, però comunque è esatto. il modo di... Esatto, io ti dico che fino a che sei a vedere te è un conto, fino a quando è in mano ad altri che non credono nel progetto quanto te, perché il 99% delle volte le persone non credono nel progetto quanto non te. Non credono come ci credi tu. Esatto, nel modo in cui ci credi te. Mi che è normale ci... che dopo si, si, si rovina qualcosa, normale. Non mi ricordo il nome del, del, dei termini, proprio c'è cioè il nome di quel documento, ma c'è il numero esatto di volte in cui devi mettere girare il pollo nella farina prima di passarla in frittura eh. e non puoi farlo diversamente perché quando viene il tipo a controllarti c'hanno i controlli sia esterni che interni e vede che li conti in maniera Questo diversa. Questo dov'è? Che, sì. eh. che belli raga Ma è stato negli USA purtroppo. Sicuro torno in Italia gli gli cosa se ce vado. Beh, sicuramente ha appesantito l'emozione era la merenda di mia nonna capicollo e pomodoro sale sì, olio e origano quella cinque ore nonno al lato altro che happy meal vabbè sono gusti no non sono gusti perché sinceramente <ride> prima dicevo fossero gusti invece col tempo mi sono accorto, accorto che può essere anche chiusura mentale perché cosa? dire eh però quella cosa è una schifezza. Cioè, esempio, sì molto chiusura mentale quando molto. Franchino andiamo un annetto fa c'era ancora Domino a Montesagro mi diceva Domino merda è perché Franchino è un corvaccio chiuso maledetto eh, lo so però, Franchino, ragione su tante cose. Che fatto? Che belle le patate. Grazie. Yeah, sì. E devi avere l'apertura mentale? Ho fatto tutto. una frase. Di ah, è le patate. Yeah. Però, le patate sono una delle cose più buone del mondo. Vabbè. Quindi, mia nonna sempre. Il capicollo il pomodoro è bellissimo, ma fino a una certa. Mm. Perché pure mi. Guarda, la merenda di mio zio, Mauro, che ha il frantoio suo, olio e sale sul pane suo. E basta! Sì, è una cosa sì. più buone del pianeta. Sì. Però, comunque, alle 3 di notte mi trovi di anche babbaro a mangiare. Anche lì fa te sì, comunque vale 3 di notte olio e sale buono, te lo gusti come il kebabbaro, eh, secondo me, eh. No. Buono, Quando ti sta la chimica, ti sale la chimica, sì, secondo me. Eh. Prima, prima il sale l'olio. Tanta roba. Comunque sto forno effettivamente non eh, non ho... il forno, lo so. Vabbè, ci proviamo, eh, dai. colpa ma ormai si butta a credere il brand e poi vendono le multinazionali, sbaglio tantissimo, Domi. Tantissimo, ha proprio ragione. È solo ragione. quello l'obiettivo: ha proprio hai, ragione. Tipo, dieci, se arrivi al decimo, hai fatto successo e lo vendi subito. Si, sì, proprio ragione. Non c'è più. Secondo me, quando si parla di cibo, non dovremmo troppo parlare di soldi, eh? Lo dico. Perché dopo si va a snaturare il concetto, capito? Un saluto a a Oriata della Calabria. Ogni tanto salta il tuo audio, però sbaglio, raga, Speriamo di no, perché stiamo veramente preoccupati se i road funzionano male. Comunque questa cosa vabbè, è stato un esperimento da rifare. Nico si è occupato di. E patate le sono venute bene, si. Ma Nico è venuto qua con il mulino che era stato. Chiuso da due settimane. Con me che sto male, con tutti gli audio e le cose tutte non settate, non c'ha gli strumenti per cucinare, è eroico. <ride> è eroico, raga, Grazie. Ci proviamo, sai cosa vuol dire? Ciò che è scritto sulla maglietta nera. Io vedo che Nico lo sa perché non se la sarebbe messa. Appunto, cosa so, ste cose che ho addosso? Me le metto <ride> ah bello. Oggi ci mettiamo una maglietta normale. No, volevo mettere qualcosa di particolare. Buona, fatta col mini, primer è molto meglio. Eh? No, bene allora questo, c'è. Poi il fondo ce l'abbiamo. Noi aspettiamo solo questo, eh. Questo non bisogna mai sbagliare. Grazie, grazie. grazie. Quando torni a Torino a fare il devasto, Andrea, a parte bella per te, ma c'è questo questo forma. Okay. In realtà è molto inglese. Però non so perché ha attecchito tantissimo solo a Torino. Mm -hmm. Perché almeno nel resto d'Italia non lo so trovare. Vai. Nel giro di un triangolo di un chilometro e mezzo relato mm -hmm. ci sono almeno tre posti. Che fanno patate al forno spaccate con la buccia, ripiene di ricette tipiche: salsiccia cruda, uh, gorgonzola Sto e tendo. funghi il me, il... solo patate? Eh? Sì. Tra i 5 e 8 euro. Patata cibi. allora tra i 5 e 8 euro, secondo me è top. È buonissimo. Ti sei mai stato a Monaco di Baviera? o a Questi posti non qua? Non sono mai stato, tranne eh. che Berlino in Germania che fanno in Germania del Bergia. Semmo in Colonia, a eh. Games ma non sono mai in Germania stato fanno un in Germania. Stack. In ah. Germania le fanno e naturalmente, però, che è il fatto te la vai a fare alla maniera italiana? Questo fatto, metterò proprio la salsiccia cruda? Quanto è buono, e bravo! Proprio per il vino eh. e tutto è un altro modo, è come prendere tutte le, queste specialità tipiche e valorizzarle, è, però, sono dieci volte più buone. Oh, quanto erano buone! Oh, ma ti giuro, era buonissimo. bonito so. nel freddo tenere in, mano, tenere in mano questo piatto caldo che ti, ti, ti lo mangiavi magari pannacida su una parata particolare era, no. era stupendo rica. infatti torino complimenti a torino certo. esiste quel. Sei in quel posto che fanno l'hamburger è una specie di Mac torinese si chiama Macban oh non ci sono stato maledizione McBan. le sai che il Mac gli ha fatto causa e gli ha fatto causa And, e se fai caso il logo non gli no, no, no. Eh. ah ma perché prima era scritto come no sì. vabbè davvero prima il Mac il Mac gli, gli ha, ha fatto Banno. causa questo vuol dire che loro andavano forti io non so qui regà però bello E eh, però non sono andato perché c'eravamo troppi video da fa e non sono riuscito a scrivere quello io non so gestire questo forno. Però. come io la, mi la migliore schimicata è io e peperoncino complimenti aglio, aglio e peperoncino la migliore schimicata qual è? sta andando male non lo so ragazzi il forno sta facendo il suo lascialo così lascialo così copriremo regà praticamente si è cotto troppo la parte sopra all'inizio quindi io mi ho messo sono andato a mettere l'alluminio quello che ti hai scambiato per carta da forno prima Oggi oh, sto un attimo così, eh. non eh, è, è fatto. Questo è. Ah, vogliamo andare a completare proprio tutto? Vogliamo andare a fare un'altra cosa? Ultima? Mamma mia. Sì. Andiamo allora. a fare l'ultima cosa. Elena, ma davvero, ma che su quale sarà la causa raccontata bene di McBunny e McDonald's? Chi è che la, la sa qualcuno? Elena, mi sa un chat. Una volta la ragazza è mio fratello. Mi... È vero, anche secondo me McBound non è tutto sto. Ha fatto così. Secondo me, ragazzi, McBoun non è tutto sto. Ma è sempre così, sto... così Io mi ricordo. Tu sei proprio abiti a Roma a sto periodo. No, no. Ma ha detto io che tu vieni. Io sono da io, so, io viaggio. Arezzo fisso? No. Ma te oggi no. sei venuto da Arezzo? No. Oggi sono venuto da Firenze. Retto, non viaggio. Te, te non devi. Localizzarmi in questo periodo. C'è un fast food che è aperto a Piazza Bologna che ha fatto tanto parlare, regà. Che all'inizio era molto buono. Uh -huh. Io avevo preso un panino a portarvi una volta, avevo fatto pure la storia che mi era piaciuto al pollo appena aperto. Era stupendo. Sì. Poi, tipo, hanno litigato pure i, i fondatori. Adesso ti fanno le patatine quelle riscaldate con la lampada. C'è cioè presente tristissimo. E poi fanno i. Eh, però come si chiama a Piazza Bologna? Che all'inizio sembrava stesse se spaccando la scena romana, poi spaccando la scena romana. Basta con queste magna il panino! Però come si chiamava? Si chiamava? Si chiamava. Raga c'è per nome. Smashtag smash Smashtag. Ma allora, ma il fatto. Ma poi. Allora, sinceramente, non ci vuole molto a fare un panino qualitativamente buono eccetera. A parte che secondo me il 70% del. I, I due fattori sono buona, pa, buona carne e buono pane. Senti il... Sì, ora senti, andiamo a fare questa voglio. cosa qua. E anche questa, non avrei Lo so. Cioè, in Italia tra affitto, cose, robe, tasse tutto. e tutto, il panino alla fine lo devi mettere a vero a 12 euro, 13 sì. euro. Come fai se no? Sì. Aspetta Quindi... che io sto creando Arezzo ora un. Un fast food tuo! No, però sto creando una linea per un ristorante che faremo panini gourmet. Appena lo faccio puoi venire, per favore. Volentieri, Arezzo? Sì. Così faccio il video sulla pizzeria di zeb, va bene. No, con le sto facendo appunto quello. Dopo ti faccio vedere i panini. Le facciamo vedere cioè, in, le foto. In live. No, ho fatto il menù, così mi dice. A livello di mamma mia di immagine, a, live, a livello di, di accostamenti, sono panini particolari. Dopo ti, sì, sì. Dopo ti faccio cioè, vedere. Abbiamo la storia dei Mac. Rega, allora la situazione è questa: MacBan in Piemonte significa quanto buono? MacBook, ma davvero? Eh, Era normale, eh. bellissimo significa, significa ovviamente copia il McDonald's, nel nome, ed è quello che Mac gli ha fatto causa. Però hanno facilmente risolto mettendo gli asterischi nel nome. Ma hanno dovuto pagare roba. No, infatti non no, 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 la risolvi facile, però se ti fa causa Mac. Non sa, non... A me se mi arriva una lettera di Mac che mi ha fatto causa, io mi. Io la, la incornicio un po'. No, ok. io però stengo quasi, eh. Nel senso... Ah, vabbè, eh. so che probabilmente non ho più una casa eh, da esatto, domani, quello, però quello. la incorniciamo. Sì, puoi anche incorniciare, ma io non capisco qui. Senti, io non so mantenere sorprese, ci sono riuscito adesso, non so come, ma ti stavo per dire una cosa che non, che non puoi immaginare. A me? A, a Noi, non, non puoi immaginare, però guarda veramente, sta per succedere una cosa che non puoi immaginare. No, la sa, però la saprò, la sapremo tutti prima o poi. Oh, speriamo ve la sapete tutti perché guardi che andato bene il video. Però raga, uh. è, 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 è proprio centra McDonald's, ma è <ride> meraviglioso, guarda. Ho oh, voglia di non sapere. Speriamo, presto. un Calabria, regà ma che dei contratti di riservatezza? No. Sui lavori? Eh. Decidi, te. Insomma, sulle le pubblicità non puoi dire cose tipo, tipo Twitch, non puoi dire quanto hai guadagnato, ah beh, le sì, cose sì, così. No, ma su, di solito il, quando esce il video ormai si sale il video quindi non devi dire nulla, certo. non c'è nulla da non dire. Però sui video nostri tentiamo di, di mantenere la presa, <ride> se no è meno. Devi, diversi, devi cioè, farlo, certo. però, ragazzi, questa cosa è troppo bella. Sono troppo orgoglioso. Bravo, Nico, sponsorizza la nostra bella Toscana. Chi è? Sara. Sara. Dai, Romaragli è bella boa. Ragazzi, sul provare, hai ragione. Leggiamo con Nico. Siamo sicuri che vengono fatti bene qua da noi. Io non sono messa negli USA. Sono le controprova. Secondo me succede come la pizza in America. Un altro prodotto. Anche la pizza. Anche la pizza. Io allora, ragazzi ci sono i burger sono... italiani più buoni di un sacco di posti in America. Eh. Allora, gli dico queste due cose. Ci sono burger italiani che... Allora, il prodotto italiano non si batte, ok? Il... La pizza americana, io mi sono uh, veramente ricreato. <coughs> ah, a me piace un botto la pizza americana. tantissimo le slice. La, la... Come è possibile? La, quella di Chicago no. La, non ti piace la no, Chicago. Non ti quella? No, no, no. no. Io pizza, parlavo della pizza slice. Quella, eh, violente street food, le slice a New York, tutta la vita. Invece quella di Chicago no, non ti piace. Tanto po' zuppa, mi dà proprio fastidio. Ti si ammolla. dipende quale hai mangiato, Ha eh? voglia tantissimo. Mi ricordo che sta ragazza mi diede troppo fastidio, però è un fastidio riacchiano perché alla vita alla fine cibo e vita, non c'è da arrabbiarci, eh. arrabbiarci sì, e c'è cioè da condividere con gioia e di esatto. Però sta ragazza mi disse "Oh, la pasta da voi buonissima in Italia, eh? Però la pizza ma come la fate?". <ride> e sì, che cazzo voglio sta magna? Sì, però mi piace tanto ridere Chissà dove la mangiare poi perché gusti o non gusti. Ma vai da da pepe in grani, da italiano. Ma come fai a me, Ma infatti. Ma sei da, mai stato? Da pepe in grani, mai. Eh. Da italiano un paio di volte. Da pepe in grani, mai. Pizzeria da Michele, che ne pensi? Oh, no, pizzeria da Michele non mi piace. A te piace. A me piace. Oh, sono gli amici napoletani che mi odiano. A me piace. Però, c'è. Cioè, a me, quando vado a pizzeria, lo so. A me non vado, vado piro, al barito. Piro, piro dà sempre quel senso di convivialità. Dà sempre. Vabbè. No, range la pizza Renzo Coccia se voglio stare conviviale. Che te costa Bello, che Renzo Coccia, grande. Mamma mia, bello proprio che te, là, proprio popolano. Eh dai, no, che cavolo. Forse sono riuscito a far, far venire il filetto della Wellington in questo forno, eh. secondo me è un'impresa. È un'impresa importante. È, è una achievement della PlayStation. Secondo magari. me sì, 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 Una bella skill. Io Oslo ho mangiato una pizza fenomenale, ma una, il resto no. L'eccezione non fa la regola, diceva qualcuno. Pure. Pure. Comunque abbiamo il fast food, altro grabba smash, tutta pizza e mortella e rosetta con la porchetta. Un hamburger smash a me piace molto, fatto smashato bene, solo una parte e 10 sì. secondi. Cioè. Il, il hamburger ti piace? voglio. Al sangue? <ride> ti piace smashato. Se lo fai smashato mi piace smashato, se non me lo fai smashato mi fa Il pane ti piace quello, potato roll, come ti piace? Ah, per fuori, per... Ogni cosa che c'è la patata mi piace. Eh, ah... <ride> eh vabbè, perché proprio le patate quanto le loro è stupendo. Però nel caso il latte latte, Mamma mia, il Bau. Il fatto di aprirci alle nuove culture, mi piace se le sai, per esempio l'hamburger nel Bau è inutile, non mi dà niente. Se okay. mi dici una guancia di maiale eh. con, una be con bei gusti orientali dentro al Bau e allora sento che mi valorizza che oltre Il Bau forse non vale... Sai cosa che non vende del Bau il costo? Ma sì, ma Costa tanto dove... il bau, ragazzi l'esperienza, però non, non, ci lo mangi. Compri, non, lo non ci mangi e mi dice: Io ho ancora fame, però non che bau. Allora, io ti dico: lasciamo al mio locale. Quindi ci sta esatto, è quello è il problema. C'era questa idea scema, era un pitch che girava per varie aziende. Qualche forse anche un anno fa, non so come è andato, ma c'erano sti matti matti geniali o matti solo matti, dimmelo del mo. Ma stavano proponendo di aprire un fast food in cui faceva pane casareccio, ah. Guarda, che l'idea è molto simile al cuzza napoletano: solo okay. che quello proprio pane cafone. Gli operai che si portavano anche la pasta e fagioli dentro il sì. pane. Ricette tipiche romane perché le, le vendi facile ai turisti. Carbonara, chiaro, eh? chiaro dentro un panino. Cosa pensi? Cosa ne pensi? Io ne penso. Non so se è andato bene. Lo devono aprire. Io, posto, io uh, credo che sia una grande idea. Dipende un sacco come la fai secondo me. Dipende un sacco come la fai come la vendi. Però può essere schifoso. Allora, eh? il problema... Puoi fare, un, puoi fare uno schifo, puoi fare una schifetta. Puoi parla. fare uno schifo. È facilissimo. Però io per esempio il cuzzettiello lo amo. Tantissimo. Eh, quindi io ti dico fatto. che... Ti dico che secondo me tutto quello che è dentro un pane è poi la scarpetta, che ragazzi. Che bello il cuzzettiello Dai, ma poi la scarpetta. Boh. Con la gola genovese, con le colpette, con le salsicce. Che, e gli che gli dici? Mamma mia. Non rega. gli puoi dire niente secondo me. Non so come funziona questa cosa. qua Roberta, ciao, Robe Roberta. La conosco. È una delle persone col suo più bello della mia vita. E non per niente è una mia amica. Ciao, una Roberta. Amica? È una mia amica. Io credo sia pronto. In realtà, la odio anche. Obu Gul, cool, pure. Obu è un amico mio. E anche lui lui ha delle cosce incredibili. Sì, Ma incredibili. hai tirato fuori? Sì, fuori Mettiamo la telecamera, raga. Allora. Ora qual è il patto? Non va aperto, ancora, non va aperto perché la carne deve assorbire, quindi ancora possiamo continuare a parlare. Ma guarda okay? che bello, guarda come viene bene in camera, guarda okay. com'è. Ora questa cosa potrebbe essere rischiosa. Che bello delicatessa in come accendi. è così avanti che ha già messo gli addobbi di Natale. Oh Mennella, hai fatto la battuta al contrario, ti voglio bene. Grande. E allora tutto vale, scusatemi, piselli nella carbonara, c'è cioè a darne la margherita, ma quale interpretazione non corprendo? Ma... Tutto vale, tu puoi mettere piselli nella carbonara e come tu puoi mettere i piselli nella carbonara io ti posso dire che fa schifo, è quella parte del gioco. Il fatto è non avere mai la presunzione di dire Eh allora si può fare tutto. E eh, certo, si può fare tutto. Si può fare tutto? se è calcolato il fare tutto. Allora, non pensiamo che la cucina... No, puoi No, no, invece devi pure sbagliare, puoi fare devi qualsiasi Devi sbagliare, appunto, però deve essere tutto. E poi io posso dire che fa schifo. Ognuno può fare quello che gli pare. Sì, però a sto punto sei un coglione se apri una cosa che non hai provato. Cioè... Ti fai un coglione. Qualcosa... Una brutta persona non un coglione, perché magari li apri proprio perché vende. Pensa ai pizzaioli in, uh, in Germania, che sono obbligati per esempio a fare determinate pizze. Perché... Ah, dici ok. Ma sì, voglia, certo. ma io vado a dire al pizzaiolo che deve mantenere la pizza là, che non c'è... Certo, 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 perché certo. Se... certo. Quello chiude il locale se non fa certo, la pizza con l'ananas. Certo. Ma che cazzo... Ma... Eh, ah, ma basta. Questo effettivamente ragione. va un po' contro però il principio del... Senti, e allora no? non apri una pizzeria, apri qualcosa di Urmette. sentito? Mi sento proprio, mi piace un sacco la salvia che. Oh, ma lo sai che mi aiuta per lo stomaco? Non è vero. <ride> mai. Mai, non è mai vero. Allora, ragazzi, ci vuole più leggerezza sul cibo che sta diventando pesanti su una cosa così bella. È verissimo. È terribile. È verissimo, mi questo mi è verissimo. E che altro io. ci vuole di non essere chiusi. Il momento in cui siamo chiusi, cioè, se ci pensiamo, il, il, mondo, il, il mondo del cibo è, è così, cioè, ha cioè, una linea. Insomma andando sempre, si sta rinnovando sempre di più e se, noi lo se noi lo blocchiamo con le critiche cioè Ci noi uccidiamo. siamo famosi in Italia, ragazzi. Cioè, noi vendiamo in Italia principalmente per il cibo Ma poi con una cucina, la cucina italiana che ha la vera cucina italiana, che poi ha che storia ha 200 anni esatto, ha la storia, ma noi abbiamo tanti professionisti che secondo me potrebbero. Metterci dire la loro insomma è rinnovarlo. sempre sono bloccato per più. nel 700 esatto. le prime innovazioni non esatto. avremmo avuto la cucina italiana. Anche se io la penso cioè saremmo persi pensi. la carbonara. Se sì. non avessimo, avremmo perso la carbonara. Avremmo perso un sacco di cucina sì. italiana. Forse meno della napoletana non ma avanzato comunque è molto bello. Ti piace? No, vale tutto, se cresce la variazione, grazie mille regà. E poi, però, ci sta la cosa di dire che schifo. Mi hai messo la panna nella carbonara. E eh, quello vabbè. Quindi, tu penso. puoi fare tutto cuoco, io posso fare tutto, persona che mangia. Io non sono un filetto però sono anche, anche molto carino. Eh. Guarda, meno carino, guarda che sorriso, attenzione. Mi nonna dice sempre che sono un gran ragazzo. In Calabria speriamo presto, Tommy. Passa da casa mia e ti cucino qualcosa, va bene. Allora, se vediamo un piatto noi ci siamo quasi. No? Comunque c'è una cosa interessante perché a fine invece vado a intervistare Alberto Grandi, che è il professore universitario che ha lavorato molto sulla storia di cucine però gli vado a fare le domande sul documentario della pizza. E, e vedremo anche là... Ecco, per esempio, la pizza, raga, cioè, senza gli americani, noi avremmo avuto una potenza molto inferiore nel mondo pizza. Per assolutamente. Farla crescere e valorizzare. Quindi meno male che loro fanno le cose brutte. Perché Ma noi dove siamo noi. qua? Ma assolutamente, guarda che bello. Assolutamente. Allora, ascolta, allora, quindi impiattiamo lì. Altrimenti, ah, questa... La... Ah, dov'è la ragazza che disse del burro di prima? Ah. Ora ce lo andiamo a mettere il burro. Eh? Il burro serve solo per glassarla Un attimo, ti Stop. metto la videocamera. Si, sì, ancora non. Una... Ancora qui, ancora un po'. Dove eh? sta? Posso... Vedi, un bambino. è un bambino. Comunque, è vero, è un pupo. Il fatto di tenerlo così mi fa sentire anche un po' responsabile. Ora, è la, sai la cosa più brutta del mondo? Devo fare una ripresa: la cosa più brutta del mondo è non sapere come la cottura dentro. Perché non lo sai. E per esempio, oggi io non lo so come la cottura dentro. Non mi posso immaginare, ma non lo so. Ma quante volte l'hai sbagliato? Appunto, oggi potrebbe essere la prima. Non l'ho mai sbagliato. Oggi potrebbe essere la prima. Vedi questo, guarda come si classa quando ci metti il burro. Prati, allora, io non ti conosco, ma tu che il background hai per vestire pane di grigio gastronomico o food blogger, come vuoi dirlo? Ale, allora, secondo me non si dovrebbe avere per forza un background. Cioè il fatto è che tu stai secondo una persona, magari su YouTube, perché ti piace stare con quella persona e ti dice la sua. Quindi l'importante è non avere la presunzione di... Oh, sto piatto fa schifo, sto posto è una merda, ma questo deve morire. A quel punto puoi fare qualsiasi tipo di video. Detto questo, ho lavorato in una ristorazione per anni, però sempre... Love... Oh, io non le so queste cose. Vai, però Però sempre di. in sala, quindi io assaggiavo, guardavo gli chef, non ho mai lavorato in cucina. Al massimo aiutavo lo chef a cucinare, ma queste piccole sceme. E per il resto al mulino passiamo tutti i giorni a fare corsi e robe. Abbiamo gli uffici di laboratorio di pasticceria e cucina qua vicino. Facciamo video e dall'anno prossimo prendo il master a gambero rosso. Che sarà un'altra spesa di 40.000 mortacci spleuri. Però ci vediamo tanto Perché costa un sacco la Luis. Quanto è speso? 40.000. Due anni, 40.000. Ho 24... Stai studiando quindi? Vabbè, sì, insomma. Sì, sto, sto, sto proprio studiando e sto facendo <ride> tutti gli esami però sarà bello perché ci tenevo tanto alla collaborazione Luisa e Rosso quindi la prossimo sarà veramente bella però oddio vabbè comunque ti volevo chiedere se hai il coltello del pane mi devi dare i soldi Dico. So. Dare i, i, il coltello del pane ma perché non facciamo una boh. lo sai che non ce l'ho i soldi lo sai che non ce l'ho giuro avvocato io non glielo ho chiesto lo sai che non ce l'ho non ho il io non ce l'ho mai chiesto avvocato le posso posso aiutarla con questo cioè vedete io con cosa eh vabbè ma il mulino è robe io non so aspetta devo andare un attimo se no stanno ti esco qui allora discusa, arriva ma. ma mi sentirà ora Questa è la l'astighetto non ce l'abbiamo Sì, ti si sente in bagno oddio no no non devo andare in bagno eh. speriamo perché sennò sentite le, le, le trombe proprio <ride> ognuno può cucinare o mangiare come crede, ma se il piatto non rispetta che noi bisogna cambiare il nome è un altro prodotto un'altra cosa Regà, mamma mia, che ti questa Ognuno eh sì. può fare come crede, ma nel momento in cui c'è il ma è un errore. E comunque, ma perché il salame di cioccolato lo dobbiamo chiamare perché non si chiama salame? E questo è un esempio stupido, necessariamente. Ma pensa, per esempio, invece dei cambiamenti importanti che ci sono stati nella storia della cucina, che però hanno cambiato il piatto eh? in maniera fondamentale e io, io provo a tagliare con il coltello questo. Poi vediamo se non va. Facciamo quell'altro, eh. Dovrebbe essere perfetto. Vedi com'è? Quanti grassi rilasciati? Quanto liquido del vapore rilasciato? Ce l'ha la telecamera, sì, perdonami. Ora non è venuto perfetto, ragazzi. Capitemi. Ma... Vabbè, ma questo è il forno nostro che era infame. Però metti il cucchiaio qua. Si riesce a vedere bene. Se io faccio così, no, te lo, dico, lo tengo. Lo so che adesso muoio con lui. Eh, non, non, eh, non importa. Regato, dovete guardarlo. No, ora puoi. Ora muori. <ride> Stai morendo. Sto affondendo la mano. Però <ride> hai visto? Hai visto? È fantastico. Esatto, questo è. Una volta avevo fatto per cameriere per Giorgione Stavano a fare 20 ah. anni. E allora con Giorgione? sì ci eravamo messi alla griglia a fare i fegatelli mm. e dovevamo fare la ratta del maiale e poi arrotolavamo intorno a, al fegatello mettevamo sulla griglia e lui vedeva se era cotto bene se, se era pronto prendeva dalla griglia letteralmente gordito così il fegatello lo, so. lo spremeva lo mangiava per vedere i succhi e tutto con la mano sporca puliva e tutto qua o oh, ti giuro lavava. lava c'aveva cioè la lava che scendeva così faceva ancora due minuti Andiamo oh mamma mia era una Ma ma te provato da Giorgione? no ma erano i venti. ah lui era. un ah, lui è evento ho il... fatto il cameriere il cameriere è là e continua a fare due minuti ancora Consolava... per me erano pronti pure in realtà però due minuti ancora lui voleva fare il grande sicuramente allora dammi no, il piatto no non gliene frega ne fregava niente lui stava solo bene vai... in quel momento e... lui stava bene cioè è una persona proprio che stava bene Vai, vai è bellissimo che bello Giorgione Allora aspetta Qui abbiamo una, una critica Da fare a Pratt Secondo me Serve il piatto piano Non Senti no no, no no Ma fai il magico eh Fai il magico Aspetta Ma lo, no, ascolta frate Frate ma c'è questi Che sono bellissimi Ma qui c'è scritto Bella zi Ma stai scherzando <ride> Ma guarda questi A parte bella zi eh, mi, mi fai schifo abbiamo cioè, i piatti di Pratt E così Quello Allora questa è la famosa mousse di patate la mousse di patate è fatta in maniera casalinga quindi naturalmente col mini primer sarebbe venuta molto meglio però questa è Ale sei bellissimo no ma non, non l'ho presa come critica o cosa eh. è che per me è importantissimo che le persone capiscano che non c'è bisogno di avere preparazione per parlare di qualcosa che ami però se hai preparazione è meglio perché a un certo punto riesci a, a discuterne quindi vedo i corsi di formazione e di cultura gastronomica importantissimi ma pure se non li facessi io dovrei avere il diritto di poter fare il full blogger senza che, che mi bruci che mi righi l'auto come è successo a Franchino Vi è successo? già è vero, è successa questa cosa c'è ancora la telecamera, sì domanda difficile, vai un piatto del genere, Leni, ma quanto ti viene? Quanto costa un piatto del genere? Quanto costa? Non a te, cuoco. A quanto me... lo farei pagare io? Ma com'è bello il vino, come l'hai messo bene. Eh sì, vabbè, questo è... il, mio, il lavoro dello chef è anche... Solo con un presentare. cucchiaino. È Solo fatto... con un cucchiaino. Sì. E ora, l'ultimo, ormai abbiamo sporcato un po' di cose. Questo è una cosa puramente, secondo me, che molto in realtà... Okay. E Avresti visto il bastoncino qua. Io farei questo. Mm, questa andrebbe fritta, ok? Ora facciamo conto che non è. Mi Sai che bella salvia fritta che diventa... Eh, la, ma più che altro è buona, la mi piace. Ma te lo porto pure vicino a quella telecamera così lo vedi, eh? Costa 5 euro, lo vendi a 20. Perché non ti è costato 5 Allora, euro. ora io voglio farti una foto mentre lo ce l'hai in mano. Aspetta, <ride> ce l'hai in mano, vabbè. Insomma. Caduta questa. Va come vuoi. Bravo. Non era. era proprio lì, però. Dov'ero? Sposta poi, ti voglio spostare qua, per carità di no, Dio. No, no, assolutamente. Questo è de menù, davvero. Ti guardi de menù. Eh, ora oggi lo... no, non oggi domenica. Domenica ti cerlo lo guarderò. Ragazzi, ma si vede? Allora, questo qua è il filetto alla toscana. Dai, diciamo filetto alla toscana perché c'è la mousse di patate arrosto il filetto alla toscana che poi le patate arroste si fanno un po' sempre l'ho rigata io l'auto tu che guidi la vita la quantità, la quantità, è quantità quanto è stesso piatto bella tu quanto però. costa il Bada, piatto a ballo per ti racconta vai quanto costa il piatto sto pensando quanto lo metterei meno di 18 euro è un furto meno di 18 euro non può valere un piatto del genere. ma si vede però secondo me dai siamo sui 18 euro io lo metterei Legate, Perché oltre carne. a tutto, ora, a parte che questo è stato fatto col maiale, quindi magari ci puoi un po' più Ci puoi. Insomma, potrebbe costare meno. Però il, la lavorazione che c'è dietro, visto quanti passaggi, quante cose che ci sono dietro, secondo me meno di 18 euro non vale. che Poi secondo me, però devi far vedere tipo la carne alla luce, capito? Per me. Prova, a farlo, prova a farlo andare tipo ah, di qua qua, e qua. È qua. Oh. Hai metto, ho fatto l'ombra Nico, Nico io, io queste cose le guardo la notte per rilassarmi <ride> Che bellezza Però bisognerebbe assaggiarlo ragazzi Ma ora bisognerebbe assaggiarlo Vai Però Prati sta male Come Senti, un pochino lo prendo, dai da, oh, un po' di dipendente Sì, riprendere. però poi finiamo live perché io non ho il timer Allora, visto. prendi la forchetta, Dove? Non ce l'avevamo poi forchetta, questo dovrebbero eh. prendere proprio così e mangiare. Eh, lo so. Da violenta. Lo so. Dammi, vabbè, lo facciamo con le mani. Dai. Bella, Tomi. Costo 5 euro, vendita a 20. <ride> ma la Costo 5 euro, vendita no, a 20. Non devi, non devi guardare il piatto, regà. Devi guardare il piatto. Allora, allora forse Infatti anche la eh. 20 anni di gavetta che ci ho messo a prepararlo. Infatti ne ha 23 anni. Eh, Poi sì. devi calcolare il fatto... No, ma vabbè, mortacci. Poi il fatto della preparazione al venire al cucinarti a casa sì no esatto io però faccio sempre i menù insomma questo non lo vendo mai a piatto singolo eh? no perché gli esce un è capitale chiaro. e esplodono vai no, è non troppo. è un boccone quello so, siamo 7 lo so no mi vai. sento veramente un maledetto a fare no, sta cosa lo so lo so Così, lo sto allora. mangiando veramente in maniera brutale. Eh, secondo me, ma si mangia in maniera brutale? Mi devi sentire tu prendila questa cosa di funghi? Sì, la prendo la cosa di funghi che hai fatta apposta. Ti odio perché è buona, non perché è cattiva. Uy. Il maiale è super sugoso. Okay? Senti che ogni cosa si sente, non so, è un eh, po' di mite, eh, io credo. Così. Cioè la riduzione di vino rosso ci sta, le patate ci stanno che poi la multifrate appunto dovrebbe essere un pochino più Cioè fatta un po' meglio, però dimmi, cioè questa qua con la pasta sfoglia più buona. Esatto. E la carne di maiale con di qualità leggermente esatto. superiore, perché pure quella cavolo ma era proprio buono. Cioè così è buono e sarebbe stata proprio Si senti che la carne è, un... è una carne, ma mi piace un sacco, eh. A me piace così Mamma mia che buono Ti eh. odio Nino Però questo sarà il mio pranzo Non mangio dalle nove Ti Sei sicuro che non lo ripoi? Le parole ci stanno benissimo a Ci stanno bene? Eh raga però se sì, io mangio sto male Vengo da 5 giorni di riso bianco E resistere resistere Ancora un altro paio Quanto siete belli Bellissimi ma la manodopera è il tempo, dico. Dei 5 euro sono gli ingredienti e bisarano, esatto, è proprio quello, è quello ha... il discorso. Che è Alessandro. Alessandro, condividiamo, condividiamo. Ma poi comunque una persona è lavoro di vivere. Cioè, nel senso, esatto, di, è un anche. lavoro che sto facendo, e ah. più lo faccio in maniera. Pensa quando ti vai a fare un master dei 6 mesi che devi fare il master senza lavorare. e all'estero ti costa 8.000, 9.000 euro. Ma io me li devo riguadagnare quei 9.000 euro indietro, mm -hmm. maledizione. Esattamente così. minimo minimo è compriarmi modium, perché c'è cioè dopo. Esatto. Se vai a considerare anche il fatto che la persona è preparata, che comunque vada, non è che tu lo sta facendo il il tuo cugino che magari è uscito da. L'alberghiero bello, esatto. Comunque è una persona preparata. ha fatto 5 anni di studio in un liceo. e, e pure se è bravissimo, pure se ha fatto l'alberghiero bello, comunque non ha la preparazione di quello che ci ha passato. 15 anni a studiare. E magari è bravissimo, è eh, però. Se non ce la fai oggi, eh? Mm. Mm. Comunque io lo finirò perché io non muoio. Che Piacere che è stato. Io spero che qualcuno intanto l'abbia potuto fare con noi direttamente a casa, che abbia seguito le ricette, la ricetta di Ni e i procedimenti. Ringraziamo Ni. E tra un minuto, tempo che finisce di masticare, ci racconta un attimo un paio di cose sue per il futuro e ci possiamo salutare. E andiamo, allora finisco questo? Allora, ti dico il futuro? Madonna che buono comunque mm. è stato, che bravo. Allora, allora, il futuro io diciamo che voglio continuare a fare questa cosa di chef privato, a livello sia per il fronte comunque sia remunerativo che anche però per una mia grande passione. Cioè ogni volta che ho un servizio io appunto non, è, non lo vedo manco come un lavoro, non sapete so fare video come la vedi. Fino a che uno fa il lavoro che fa, poi naturalmente ci va l'impegno, ci va tutte le cose, però fino a quando proprio la persona lo ama, secondo me io per esempio lo vorrei mantenere fino a quando lo amo come lo amo ora. E... È una coincidenza incredibile, Alessandro dice fate un coniglietto, abbiamo fatto un coniglietto con Marco Piccolo, il Masterchef che ti saluta è vero grande ieri, è ma eh, io, lui è andato ma lo conosci di persone l'ho visto ce cioè, lo seguivo poi lui è andato è andato via è tornato, eh, è, tornato. Andato Arabi, è tornato in arabia è tornato e sta a napoli eh? a, a, in un ristorante in sì. pratica non ce la faranno Vai. non sarà più tra noi. <ride> comunque app appunto il futuro, il futuro io prevedo ora quest'anno di concentrarmi tanto sul chef privato e appunto di voler aiutare anche altri chef privati abbiamo. Cioè, io, io insieme a altri comunque abbiamo dei progetti per quanto riguarda questo, e un gruppo vostro che fa. Più che altro, senti, sarebbe molto bello che si creasse una sorta di appunto un gruppo, una sorta di uh, sì, unione di più. Chef. È come se ti rappresenti tanti chef ad un unico nome. Però sai che quegli chef che sono sotto quell'unico nome sono di, un, di un qualità alta. Io non mi la presento come Nicolas, io mi la presento come magari Nicolas che appartenga a questo gruppo, però te cliente sai che se te appartieni a quel gruppo vuol dire che sei di una certa qualità, questo vorremmo fare. Presentare un livello di cucina alto esatto. che mi posso fidare. Esatto, bravissimo, perché comunque vada, il privato è un mercato in espansione in Italia, però noi siamo sempre un po', diciamo, appunto, siamo una popolazione, non siamo molto aperti mentalmente, sinceramente. Quindi appunto avere delle basi solide, avere delle referenze, quindi far parte di un gruppo che comunque vada Vale, secondo me è una qualità aggiunta. Cioè per uno chef in questo caso che magari io vado a caso una persona ora, perché io ho fatto Masterchef, mi conoscono, però alcuni chef non, non sono conosciuti. Quindi per avere una referenza ci vuole comunque vada appunto una referenza, e in questo caso secondo me il gruppo lo potrebbe dare. Non so come la vedete. Hai capito? Sì, mi fa ridere il. Con... Ma pizza, ma te ascoltate quello che ha detto adesso. il piattamento non mi piace, gusto personale. Amo lo stile di canavacciuolo, che è distinto a questo. Lui, il maiale, l'avrebbe raggiunto Se para... perché non sei canavacciuolo, io non sono canavacciuolo. Da ragazzi, non ma canavacciuolo. a me non piace come hai fatto questa cosa. Per questa cosa devi dare sempre le opinioni. Mannacci, no, allora le opinioni sono fondamentali. No, non è vero, sì, non sì, è sì, vero sì. niente. A me piace non capetta. è vero nulla. A me piace quello che a me, secondo me, io per no. No, oh. fai un video su YouTube. <ride> lo so, lo fai so. Fai un video su YouTube. E, dici, vai, e quanti regola? volte viene commentato? Cioè, ma no, commentato, è, non ma, li ma, è diverso il mood. Vado, c'ho Giulia e me che cioè, abbiamo tipo l'occhio che filtra le cose positive. Le è chiaro. Che cose positive non vuol dire tipo sei bravo. No, ma tipo questa cosa ci sta, è accettabile. No, no, no. questa chef ci sta per il tuo commento, ma è tutta la live che stai a dire cose a nì. no che non ci sta. Che vuol dire? Ah è beh, sta dai, discorso. è accettabile, è cosa ho scritto? Comunque non c'è di tutto, dormire le è mucho más che sta lavorando a salute, quello è un po' sì, è vero. a te dici a No, no, quello non... non tu non ci vivi ancora l'IKEA. Eh, no. Uh, uh. Però, cazzo, complimenti. No, dai. Poi il fatto che ci avrai una vita per imparare cose e tutto. Esatto, poi quelle... E il fatto che posso venire da te e dirti questa cosa mi è piaciuta, questa cosa no. Esatto. Ma al di là di quello, noti quando una persona ha amore o meno, e quindi posso vedere quel panino non mi è piaciuto, bello però come funziona sto locale. Sto è bravo. Che altro senti commenti negativi sono sempre apprezzati. Io cerco sempre il commento negativo. In no, qualsiasi non cosa esistono commenti positivi e Cioè esistono Commenti una brutta persona, commenti da bella persona. So, questo piatto potevi fare questa cosa. Pote... Sai che usciva pure diverso? Commento è, costruttivo: è una critica, però lo so, lo so, lo so. me lo stai dicendo come una persona umana chiaro, con cui in caffè. Esatto. Tu madre i bocchini. Non è un commento. <ride> cioè, nel senso che piatto... poi ti da <ride> ora eh, l'hanno se... bannato per sempre cioè. no, eh, il canale. Se... ho rovinato il canale Cioè, eh, sì. modo e modo di esprimersi no. No, eh, sì. e anche, anche quando si penso. è educati non vuol dire che per esempio non, sia, non si sia magari passivo aggressivi, però ah, fai schifo uguale pure se sei stato educato, quindi non è un commento una critica sì, Ani sì. complimenti per tutto Dai, ti difenderò a spada tratta da ogni persona al mondo perché... benissimo abbiamo prato dalla nostra parte come cucinato al mulino senza niente c'era cioè, il forno continuo. È, è, è stato bello. La, la, prossima volta, la prossima volta ci attrezziamo e lo facciamo in un bosco. Sì, sempre peggio. Okay. Dire, facciamo... Ah, guarda, Ciao, Come lo fai? Bisogna andare a cacciare quella volta. <ride> eh, dai. Comunque è stato un piacerone. Quindi la chiudiamo qua. Raga, un saluto a tutti quanti. Grazie, a Nico, per essere stati insieme sarebbe come paragonare Dracula di Todd Browning e Dracula di Francis Ford Coppola è sempre cinema sui vampiri solo che sono due mondi differenti ora corri in farmacia l'oretto vogliamo bene regalo, voglio bene io a voi e vogliamo bene noi a Nico perché sta impegnato in una maniera eccezionale oggi l'abbiamo messa tutta e ci siamo riusciti dai porca vacca oh. è stata sempre una grande cosa maiale. io ora lo metto dentro una box e... ci cioè, abbiamo i tupperware poi non abbiamo ancora i tupperware <ride> ai, 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 abbiamo presi dei ha. Ai, 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 ai qui è, eh, vabbè, in questa scoluto, cucina. No. Devi portare un. Vabbè, ora puliamo insieme. Dai, no, puliamo no, insieme. tu ora vai via. <ride> questo pulisco tutto. Io è l'ultimo dei pensieri. Ma questo dopo vado via. Ammorzio, dai. sai rob... <ride> Oddio, aspetta. Bello. Perfetto, enterolact Enterolactis Plus compras. Oh, e famolo, regà. Volentieri. Bella a tutti quanti. Eh, basta, mandatelo a pranzo se non si vede. live grazie per essere <ride> ancora insieme un bacio ciao a tutti ci quanti. vediamo presto State bene se mai raga se volete seguire nicolas lo trovate su instagram nicolas.masterchef no è trattino passo nicolas trattino -mas -mas masterchef un saluto a seguire. tutti quanti ciao raga 3 2 1